Vergini incinte, BDSM, fetish dei piedi, zoofilia e onanismo. Solo su Padre Kind Live. Mm -hmm. E pronti? Mi state accomodando. Poco iniziamo, eh. Buonasera Jenny, buonasera Vercingetorice, Alfa, buonasera Paolo, il nostro Seven, buonasera Lilanto, Freejack, Il Ciccio, Shad, La Ciabatta, Rintaro, cosa già avevo salutato, buonasera Tescar, Elisa, Acacia, buonasera Stellissima, Che sci, Che, scinto, che scinto. buonasera, buonasera Funghetta, ho già salutato, mi ricordo, già mi sono ascoltato, buonasera Lord Lezzo, buonasera Peppe, buonasera Izza, buonasera la nostra Valentina Reale, facciamo buonasera a Valle Gadogni la nostra Lara, buonasera a Calemma prego prego buonasera a Duso attraverso lo specchio buonasera a Serena buonasera a Stefano Ho già stato... buonasera a Giacomo buonasera a Buonasera Fede ma facciamo se no anche eh, mi permettete mi permettete la nostra Valentina che tra l'altro lo ritrovate domani alle 12 sul suo canale qua buonasera comunque correggi regaliamo una preghiera <ride> ho scritto una preghiera anziché una preghiera sul chat sul chat ottimo ottimo grazie per i 100 bit l'uomo che ride grazie mille diamo un numeretto della riffa l'uomo che ride per i suoi 300 bit e li tengo tengo il conto tengo il conto una preghiera è più particolare si sì, è più una cosa mia preghiera se non ce fossi io <ride> Buonasera, come state? come state? Come va? Come va? Sale l'ansietta? Sta salendo l'ansietta della terza guerra mondiale in atto, ma noi non siamo qui per pensarci, non siamo qui per parlare a questo. Anche perché il 2 marzo il Papa digiuna, quindi siamo a posto, tra un po' finisce tutto. Ma de, che è dislessico, ok, ok. Eh, moriremo tutti. Prima o poi, comunque, moriremo tutti. Quello per forza. Fa parte, fa parte della natura. Allora, quest'oggi, questa domenica, avremo come ospite il eh, ragazzo Michele del canale che abbiamo visto qualche settimana fa. Il canale che rispondeva al mio video sui Vangeli. Io gli ho scritto. Lui è stato gentilissimo e felicissimo di partecipare a questo confronto che faremo tra poco. Eh, eh, ovviamente in questa maledetta Liguria ci stanno più gallerie che spiagge, quindi non riesco a seguire come si deve. Ah, peccato, Lilanto. Se il Papa ha la sistema come con la pandemia, siamo a cavallo. Perfetto. Il digiuno del Papa sarà un intervento risolutivo, me lo sento. Sicuramente funzionerà come le preghiere con la pandemia. Esatto, Putin è l'anticristo. Se funziona come per la pandemia, tra un paio di anni siamo a posto. No, raga, non scherziamo. Prima di morire, vorrei almeno provare l'ebbrezza di non essere pezzente. <ride> buonasera, Trinità, buonasera allora, dicevamo però prima eh, di passare all'intervista a questo dialogo che faremo con Michele che è un cristiano evangelico so sempre loro, di solito, che accettano i confronti i cattolici sono un po' restii. Eh, buonasera Wont Putin e Gesù in realtà e dei buoni, ah ok ieri ho scoperto il contesto con cui suonavo tra le altre cose, un negazionista della guerra in Ucraina ah, perché ci sono anche i negazionisti della, della guerra in Ucraina, è vero dobbiamo recuperare con un questa storia eh, di chi ha la battuta del pezzente? Idem è eh, di, di, di Cordolli Trinità. Oh, ma a proposito di Putin e Russi Ma qualcosa degli ortodossi non la guardiamo mai? È vero, è vero. Una parente mi ha detto che nei segreti di Fatima era previsto tutto. Ah, perfetto, ottimo. Eh, devo ringraziare uno sconosciuto del canale di tuo Fratello per gli st eh, sticker che userò. È eh, grande l'amaro con Cle. Eh, sì ma che il papa per ogni cosa eh, fa una preghiera per ogni cosa dice la sua grazie alla eh, come un ribondi dell'uno su mille ce la fa, se ne, se ne prende il merito, sì, esatto. a Sparacazzate nel mucchio prima o poi ci si azzecca sempre. Allora, io prima di iniziare, però, appunto, la chiamata con Michele, vi devo uh, fare un riassunto per chi non c'era della live della domenica scorsa, in cui abbiamo ascoltato un predicatore che uh, ci parlava di cose molto interessanti e soprattutto sul il peccato. Eh, allora scusate che devo un attimo preparare eh, come al solito il video perché non lo preparo prima. Eccolo qua, adesso lo apriamo. Quindi vi dico, eh, non eh, usate... Eh, aspetta, ecco. fermi tutti. Eccolo qua. Abbiamo... Questo è molto bello, eh. è molto bello eh. soprattutto le cose così in diretta sul momento. Arrivano, trovo l'articolo eh, di Giro al Padre. Ah, quello dei negazionisti. È vero, è vero. Allora andiamoci a vedere, ragazzi. Per chi non ci fosse stato la domenica scorsa, il riassunto della live precedente. Siete pronti? Facciamo partire il riassuntino e andiamo. Quindi vi dico. Non usate i vostri genitali a sproposito. Dio li ha creati solo per alcune funzioni e non per altre. Il sesso è bene solo se finalizzato alla procreazione e la procreazione è bene solo se all'interno del matrimonio. E no, don Mario, non puoi sposare i chirichetti, anche perché non resterebbero incinta. Cercate di controllare i pensieri perché anche quelli sono peccato. Quando passa una signorina languida in strada che cammina, non fate pensieri impuri. Giratevi e guardate su il culo flaccido di vostra moglie per ristabilire pensieri di castità. Se siete singoli, invece, guardate il culo di Sor Paola. Scusi Sor Paola, ma è veramente inguardabile. Mo non è per fare body shaming come si dice oggi, però pare che ci ha nascosto un accappatoio nei mutande, non c'ha nemmeno una forma. Fate attenzione anche al modo in cui vi lavate, perché certo il bidet va fatto ma con poche passate e molto velocemente. Perché da sciacquarsi il cazzo a farsi una pippa è un attimo, eh. Io ve lo dico, poi il Signore si arrabbia. E voi donne, guai, guai ad usare assorbenti interni. Ma siamo impazziti? Allora tanto vale infilarsi cose a caso per darsi piacere, no? No, il Signore non vuole questo. Capito, Suor Luisa? È inutile che se porta i ceri in camera perché dice che deve fare le pregherine. Come mai le candele in camera sua puzzano tutte de pesce? Eh? E dai, su, avete fatto sparire tutte le banane dalla cucina? Ma che dieta è? Quindi vi dico, non usate i vostri genitali. partito così a buffo. E Questo era il riassunto della live precedente, signori. Eh, buon pomeriggio, what? Buonasera, buon pomeriggio, buonasera, pomeriggio, buonasera, 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 Cromatico, alzerà le mani al cielo per raccogliere preghiere, energia, risolverà tutto e moriremo tutti malissimo. Buonasera, Dermez, Grazie per aver scritto in chat per la prima volta. Questo era il riassunto della live precedente. Se può sembrarvi assurdo quello che ho detto in questo piccolo filmato, sappiate che il filmato originale è molto peggio. Era molto peggio. Allora siamo pronti, andiamo a fare la chiamata al nostro Michele e abbiamo la chiamata. Dovrebbe essere pronto. Dovrebbe essere già eccolo qui. Ce l'abbiamo allora. Aspettate, che ci spostiamo la schermata, Michele. Aspetta, che ti condivido lo schermo, così mi vedi. Uh -huh. Via condivisione, eccoci qua. Buonasera, Michele. Buonasera anche a te. Benvenuto. Benvenuto. Allora, sei qui in, in parrocchia, sei davanti a diversi, diversi centinaia di spettatori atei, eh, credo per la maggior parte, e inizierei io a, a chiederti, così per presentarti, chi sei, cosa fai e perché lo fai. Ok, e, niente, io sono Michele Marincolo, e, mh, niente, sono semplicemente un cristiano, mi piace definirmi come... Un investigatore, un divulgatore cristiano e, che niente, semplicemente indaga in diversi temi e poi su, su diversi argomenti, e poi semplicemente cerca di condividere le conclusioni e i dati trovati ad altre persone. E, beh, evidentemente sono cristiano. E come tu ve lo dicevi cristiano evangelico okay? e cristiano evangelico per le persone che magari non sono, non, magari non, non hanno molta conoscenza sul, del termine, semplicemente fa riferimento alla rama protestante. Quindi, questo non significa che si tratta di una denominazione in particolare, ma semplicemente a, a tutte quelle persone che a partire dalla Riforma protestante nel 1500. E niente, hanno iniziato a pensare in modo un po' diverso dal cattolicesimo romano e dal cattolicesimo ortodosso che evidentemente c'era già da prima, e niente. Quindi, io quello che faccio, come dicevo, è condividere queste, queste conclusioni. Cerco di eh, anche io confrontare eh, idee diverse a quelle che io ho. Idee che prima ovviamente eh, le guardo in modo critico, cerco di analizzarle, cerco di capirle. E molte di queste idee che io prima non condividevo ora le condivido, dato che uno ovviamente non, lo, non sa tutte le cose, non ha un'epistemologia completa e quindi ha bisogno di vedere anche le cose da una prospettiva diversa, perché ovviamente potrebbe star sostenendo un qualcosa di, di sbagliato e niente quindi questo è un po' diciamo un, eh, un riassunto <ride> ok ok allora io innanzitutto eh, in chat comunque vedo abbastanza eh, attivi vi chiedo ragazzi come al solito quando abbiamo un ospite eh, che non la pensa come noi rispetto per la persona non rispetto per le idee come al solito le idee vanno criticate vanno spernacchiate come vi pare però rispetto per la persona C abbiamo dei moderatori in chat che sono pronti a, a punirvi <ride> qualora eh, sforaste nella, negli insulti, quindi mi raccomando, no so. so... Ho una community fortunatamente bellissima ed eccezionale che non, non fa queste cose. Però Bellissimo. è sempre bello ribadirlo perché comunque in chat può entrare chiunque. Eh, I moderatori modereranno come sono moderatore. Ok, bannate immediatamente Seven, perché <ride> è una battuta. Eh, vadi, vadi, usi la spada con, proprio come San Michele. Allora. Michele, ti volevo chiedere come mi hai conosciuto? Perché io ti ho conosciuto perché hai fatto un video risposta al uh -huh. mio video di qualche anno fa sì. eh, io, io ho fatto una live per rispondere alle critiche su quel, su quel, su quel, su quel, che mi hai fatto tu su quel video, però tu uh -huh. come mi hai trovato a me? Sì, beh, io praticamente ehm, nel, nel, sul mio canale eh, diciamo che ci sono due eh, sezioni diverse. Okay? Una dove cerco di eh, dare al fornire alcun tipo di risposta, sia atei che anche a credenti, però non cristiani, o incluso una critica interna, quindi a credenti cristiani. E poi l'altra sezione dove niente, trattiamo altri, altre questioni un po' eh, più teologiche. Ora, ehm, praticamente un po' di tempo fa ho conosciuto all'ex all AteoTube ed ora. Ah, ok, um, da tramite AteoTube. Sì, eh, non, non, non ricordo, ora, scusatemi, non ricordo adesso il nome. Osa sapere. La, esatto, osa sapere e niente quindi eh, l'unico modo per poter eh, sentire idee diverse a quelle che io ho è evidentemente andare a cercarle no? certo, e, certo, e soprattutto giusto. sulle reti sociali che se, che se no ti, Instagram per esempio ti dà solamente quelle cose che a te ti piacciono vedere certo, è vero è esatto. vero allora, niente. Praticamente, una volta su una delle sue storie eh, era, stato, eh, era, stato, era stato. Scusa, perché chiedo condi scusa. Che, condiviso, condiviso. Esatto, sì. Chiedo scusa, che vivo all'estero e l'italiano ogni tanto no, non mi esce. No, non ti e, Niente. Praticamente, sì. Ha condiviso su una delle sue storie e una persona che eh, niente, aveva taggato sia a lui che anche ad altri, tra i quali c'eri anche tu. E niente, allora il nome, Padre Kane, è saltato un po' alla vista, e niente, quindi la curiosità mi ha spinto a, a dargli un'occhiata al tuo profilo e, e niente, così è come ti ho, ti ho trovato. Da lì ho iniziato a vedere un po' alcuni video tuoi su YouTube, ho visto eh. un po' del, del tuo contenuto su Instagram e niente. E ho il baratro del peccato. <ride> <ride> Allora, Michele, eh, diciamo che questa più che un'intervista sarà una chiacchierata così sul, sul più del meno e sul diverso modo di, eh, di vedere uh, alcune cose. Ecco, una cosa che ti volevo domandare eh, riguardo più che il contenuto del, del video che hai fatto in risposta al mio video, eh, più che altro su, sull'introduzione che hai fatto perché ti ho visto particolarmente amareggiato sul fatto che eh, una religione eh, sia, che sia concesso deridere o criticare eh, la fede e la religione di una persona. Eh, ti vorrei chiedere di, di spiegare meglio questa, questa parte qui. Mm -hmm. Sì, più che altro deridere, non criticare, perché io sono il primo che critico, ovviamente, in modo rispettoso, cerco di farlo e, come dicevo, ha idee diverse a quelle che io a quelle che io sostengo. Quindi il deridere, che quella sia una cosa un po', credo che non che che, che diciamo che mh, va al di là di certi limiti, perché certi tipi di linguaggi, certi tipi di parole che, che usano spesso gli atei, è, è un tipo di linguaggio che praticamente, come io dicevo nell'introduzione, se... E io, qualsiasi altra persona lo volesse usare verso altri tipi e, di gruppi che vediamo oggigiorno, ho fatto alcuni esempi, come per esempio donne, quindi potremmo parlare del femminismo o potremmo parlare, per esempio, della comunità LGBT, e, eccetera, e sarebbe un tipo di linguaggio che subito sarebbe preso come un'offesa, come un deridere. Sarebbe un tipo di linguaggio che sarebbe subito giudicato male e che, se incluso io fossi denunciato, dovrei pagare una multa o andare in prigione. E ci sono persone che, hanno che, che, che fanno che, che devono sopportare cose del genere. E, ora, io, ovviamente, sono totalmente incontro eh, del, eh, del deridere o dell'offendere eh, okay, a, a, a queste persone. Eh, credo che devono essere rispettate e che se io ho un'idea diversa a quella loro. Posso parlarne però con rispetto, senza offenderli. Quindi questo era un po' quello, quello che io dicevo, perché spesso purtroppo è quello che si vede, eh, ne, è quello più che altro che si sente ne, nel linguaggio eh, degli atei, eh, de, del nuovo ateismo che c'è oggigiorno, un po' questa, questo tipo di posizione dove la religione è, tra virgolette, il cancro dell'umanità, eh, che la fede è una superstizione stupida. E, e niente. Allora viene attaccata eh, con questi tipi. Con questo tipo di linguaggio, che in un altro contesto, in un'altra circostanza, eh, non sarebbe ben visto. Ok. Però c'è differenza tra il eh, criticare e anche deridere un'idea dal deridere le persone perché uh -huh. è un po' lì che c'è la differenza poi io, ovviamente eh, quello che faccio io è satira e la, la satira non si pone limiti se eh, fatto in un contesto di comicità anche di, eh, di divulgazione e di ragionamento non è un'offesa gratuita non è che uno va su internet e su social a dire ah i credenti sono tutti coglioni è differente e uh -huh. c'è differenza soprattutto tra appunto dire i credenti sono tutti coglioni e Dire eh, quella religione è una stronzata, no, e, e non, non si può fare il paragone tra, l, tra l, appunto criticare e offendere le persone, come tu hai indicato appunto eh, comunità LGBT o uh -huh. donne, eccetera. Anche se in un contesto satirico. Io credo che sia eh, lecito fare satira su uh -huh. tutto. Proprio perché eh, io eh, prendo proprio perché siamo tutti uguali. È anche attraverso il eh, saper ridere di tutti e di tutto che eh, entriamo in un, in un contesto di essere tutti uguali. Perché se alcune persone non possono essere... Eh, non si può fare ironia su certe persone mentre su altre sì, allora lì eh, ci sono delle differenze. Beh sì. Sono d'accordo su quest'ultima parte che hai detto, e questa è proprio quella che io dicevo, ok? proprio quella che ci sono delle differenze, perché evidentemente sì, si può fare eh, ironia su alcune persone, però su altre, oggigiorno non si può fare, se tu, se, se per esempio se io mi mettessi a fare satira, eh, non lo so, per esempio, verso la comunità omosessuale, per fare un esempio... Io sarei subito denunciato sulle diverse reti sociali o su YouTube, il, il mio contenuto con ogni probabilità sarebbe ritirato e possibilmente incluso dovrei affrontare conseguenze legali. No, non, che invece... è, no non è vero perché io faccio battute anche di, di questo genere, perché, perché non faccio battute sulle persone. Uh -huh. eh, la differenza è, 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 non è prendere in giro le persone, è prendere in giro le idee. Eh, eh, se un'idea se non sei d'accordo con un determinato tipo di idea eh, mm -hmm. o di ideologia eh, è spernacchiare l'idea il pensiero non mm -hmm. la persona è eh, eh, lì eh, quella è la differenza ma ed è una differenza importante eh, è la, ed è la differenza che permette eh, a, alla satira di criticare qualsiasi cosa mm -hmm. e questo al, eh, diciamo che parlando in modo teorico sì è vero però e poi quando lo vediamo nella vita pratica Invece non è proprio così E io te lo dico perché so proprio di persone Che invece si sì, hanno dovuto eh, Si sono dovute affrontare A ah, conseguenze legali Non per aver offeso alle persone Ma per aver criticato E con rispetto le idee Ok? Questo purtroppo è quello che Uno vede quando è cristiano E parla di persone Che, ha, che mantengono idee diverse Però criticando le idee e non la persona, è quella a cui si deve poi uno, è eh, quello che uno poi deve, si, si, si trova a vedersi in queste situazioni. E poi, però, dall'altra parte, quello che ti volevo anche dire, che invece non sono del tutto d'accordo, è che non si può stabilire in un modo nel quale ci potrebbe essere un consenso tra, tra tutti. Qual è il limite eh, del, eh, della critica alle idee quando diventa una, un tipo di critica che poi si riferisce anche alla persona? Dato che eh, ci sono molte idee che, essendo, eh, essendo, diciamo, parte fondamentale della cosmovisione della persona, in realtà poi è anche quello che è la persona. Noi Praticamente, quello che noi pensiamo, le idee che noi manteniamo, sono anche proprie della nostra personalità, sono una delle cose che, che si trovano nel, nel fondamento della nostra personalità. Quindi, ci sono alcuni punti dove il criticare un'idea, praticamente, è anche criticare o Attaccare se uno sta attaccando alla persona e quindi non solo l'idea, quindi questo è quello che ti dicevo. Questo praticamente è, un, è, è uno di quei punti e dove non c'è un consenso e dove magari dal tuo punto di vista, in questo caso perché stiamo parlando tu e io, o potrebbe essere qualsiasi altra persona dal tuo punto di vista, magari semplicemente stai attaccando le idee. Però, dato che quelle idee sono mie e proprie, sono parte della mia personalità, io le sento come un attacco verso di me, verso della mia persona. Certo, e viceversa. Certo, però questo vale per qualsiasi persona che sposi un'ideologia. Qualsiasi persona sposa un'ideologia che, che non per forza religiosa, anche politica, eh, quell'ideologia fa parte della vita di quella persona ed è fa parte proprio de, de, della persona stessa. Certo. E quindi non si potrebbe eh, criticare nessuna ideologia. Eh, purtroppo questo offendersi eh, per quello che uno si pensa e per, eh, per l'ideologia che sposa come ragione di vita uh -huh. eh, ci porterebbe in un mondo in cui non si può criticare niente. Perché qualsiasi cosa potrebbe far parte della vita di una persona in maniera così profonda che se la critichi ti senti offeso. Faccio un esempio stupidissimo. Se una persona che ha letto Harry Potter da piccolo in un periodo della sua vita particolare, è stata particolarmente travagliato e quel libro, eh, quella storia l'ha aiutato no? a crescere, a sentirsi meglio, quel libro farà parte del, della sfera emotiva di quella persona. Okay? Quindi farà parte eh, della sua vita, del suo cambiamento e del suo percorso. Uh -huh. Criticare quel libro e dire a me Harry Potter è un libro di merda, mi me fa cagare, è stupido. Oppure fare una parodia di Harry Potter per prendere uh -huh. in giro i temi di Harry Potter, quella persona, si offenderebbe. Quella persona uh -huh. si offenderebbe, si sentirebbe offesa e uh -huh. vorrebbe che quella critica non venisse fatta e che ci fosse uh -huh. rispetto per i suoi sentimenti. Ok? Uh -huh. E il problema è che non è possibile perché è soggettivo. Eh, non si possono tutelare, secondo me, i sentimenti delle persone rispetto alle proprie idee e ideologie, perché altrimenti... Eh, perché devo tutelare i tuoi e non quelli di quello che ha letto Harry Potter? Sì, sono d'accordo su quello che tu hai detto, però c'è una differenza tra il libro di Harry Potter e la religione, soprattutto la, la religione cristiana. Ti spiego, dal punto di vista cristiano, eh, Dio non è come Harry Potter non è parte della della de, 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 de ficzione, no? Sì, sì. <ride> non è, non è, non è un, una cosa semplicemente che non è parte della nostra realtà, ma è un qualcuno, è un essere che esiste realmente. Ok, quindi in questo caso, un'analogia diciamo magari un po' più adeguata, sarebbe come se io eh, offendessi, non lo so, alla madre, al padre di questa persona, più che al libro di Harry Potter, dato che Harry Potter è un personaggio che nella realtà non esiste e non potrebbe mai esistere nella nostra realtà, ok? Quindi questa è una cosa un po' più diversa, vedi? Se io per esempio facessi una critica e facessi satira e parlando della madre o del padre di questa persona eh, o del fratello, qualsiasi, qualsiasi essere che, 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 sia, che gli sia caro, e ovviamente questa persona scatterebbe, direbbe aspetta, perché devi, perché devi deridere in questo modo questa persona che poi, tra l'altro, è una persona a me cara. Quindi questa è la differenza. Anche se un ateo può eh, sostenere che Dio non esiste, invece il credente sostiene che Dio si esiste. Capisci? Quindi questa è la differenza. Eh, io non sono proprio d'accordo, eh, innanzitutto per il fatto che se tu offendi eh, la madre di qualcuno, quella ti può sempre denunciare, uh -huh. eh, mentre se offendi Dio non, non accade nulla. E poi, nel senso sì, uh -huh. Dio eh, ovviamente per i credenti esiste, ma solo per i credenti. Eh, e quindi non è una cosa oggettiva, mentre la madre di quella persona esiste, uh -huh. per tutti indiscutibilmente esiste. Eh, non, direi, non, non lo direi così, ti faccio un esempio. Esiste nella filosofia il campo dello, scettici, dello scetticismo radicale, che significa questo? Che nessuno può, e questa è una cosa che è parte della realtà, nessuno può provare al 100% che non stia, per esempio, in una matrix, ok, come il film. E che non, che, che, che non è parte di, di, di un sogno, di un film di un'altra persona. Sì, sì, però a livello giuridico quella persona esiste, al di là delle, di, di, di qualsiasi filosofia, insomma. A livello giuridico la mamma di una persona esiste sì, a livello e, giuridico, e, sì. e può denunciarti in uno Aha. stato di diritto, mentre Dio non può farlo. A livello giuridico sì, però non stiamo parlando a livello giuridico, no, stiamo parlando, parlando a carico. livello di, di società in cui viviamo, le persone, quelle persone Aha. che tu offendi esistono, Dio esiste solo per i credenti. Sì, ok, in, que in questo senso sì, però comunque sia siamo sempre nel, nel, nell'ambito della filosofia e se noi eh, ci, ci allontaniamo dal lato giuridico, che poi il lato giuridico anche eh, si sostiene sulla filosofia, la, so la filosofia politica e oggigiorno vediamo come ci sono molte leggi che per esempio 50 anni, 50 anni o 100 anni fa eh, erano totalmente diverse, oggigiorno dovuto a, la, la, alle, ai cambiamenti nella filosofia politica anche. E di, per esempio io oggi mi, mi posso, eh, 50 anni fa io non potevo per esempio eh, definirmi dalla, da, da, dalla sera alla mattina, non lo so, una bambina di 7 anni e eh, che eh, niente, che quindi dovevo essere adottato da un'altra persona, che potrei condividere il bagno, bagno con, eh, con altri bambini delle scuole elementari, oggi in giorno invece sì posso farlo e se qualcuno dice il contrario, beh. Quella persona dovrà essere denunciata perché in questo caso si tratterebbe di una discriminazione perché io mi autopercepisco come una bambina di 7 anni. Okay? come dicevo, 50 anni fa questo non esisteva e questo dipende. Ma no, pro... non esiste neanche adesso, questo esiste, in no, assolutamente. esiste. Assolutamente questa è discriminazione. Ti dico, no, io qui in Spagna, io vivo in Spagna. Qui in Spagna esiste, molti paesi in molti paesi dell'America Latina esiste, ed eccetera. No. Quindi è un tipo di legge che si esiste e ti invito semplicemente a. A ricercarlo e eh, vedrai sì, ma... che sarà così, S assolutamente. Lo, lo so, so di cosa stai parlando e non, non esiste: non è, non è proprio così. Eh, grazie per i 100 bit, Tony. Eh, Tanto vediamo. L'abbiamo ricercato parecchio, è una bufala. Dice, ah, beh, abbiamo anche osa sapere in chat, eh, eh, che sarebbe eh, exatio atio. Tu, eh Manfred. Eh, grazie per il battesimo. Eh, e alcuni paesi i bandi non sono divisi. Ok, vediamo. Uh, ok, vabbè, niente. Stiamo parlando. Ok, e Torniamo a noi, torniamo a noi, e um, ti chiedo un'ultima cosa su, sulla questione del, della critica delle idee e altro. No, tu sai benissimo che ci sono alcuni paesi nel mondo in, uh, in cui uh, le persone, per, uh, se criticano appunto un'idea religiosa, vengono uh, imprigionate o addirittura condannate a morte. Che ne pensi di, di eh, questo modo, eh, sia della prigione eh, o del non per, non per forza mischiare tutto, prigione, condanna a morte o comunque uh -huh. punizione per eh, la critica religione, alla religione? Uh -huh. Beh, penso che ehm, al giorno d'oggi, nel nostro contesto, ok? Quindi nel nostro contesto moderno, ehm, è una cosa sbagliata, è una cosa che non si dovrebbe fare. E che, e che chiunque potrebbe essere libero di criticare la cosmovisione di un'altra persona, come dicevo, sempre con rispetto, però ovvio che uno deve cercare di mantenere una mente critica. Ok, ok. Mm -hmm. ehm... Certo, perché in altri contesti sì, no, e tu hai detto nel nostro contesto, cioè nel moderno, cioè ovviamente esatto. nella, nella nostra epoca moderna. Esatto. E da qui infatti arriva l'altra domanda, perché eh, nella Bibbia Dio dice chiaramente di uccidere eh, uh -huh. chi eh, non rispetta la sua legge. Eh, e come, uh -huh. come tu, tu immagino la, la, la Bibbia l'abbia letta, no? Perché la differenza è che che trovo spesso tra, tra gli evangelici e i cattolici è che gli evangelici almeno solitamente la Bibbia la leggono <ride> rispetto ai cattolici. E nella Bibbia eh, noi troviamo Dio che ordina sempre eh, di uccidere, almeno per quanto riguarda l'Antico Testamento, eh, e ordina di uccidere per i motivi più disparati, comunque se non rispetti quello che Dio dice di fare, e anche se veneri altri dei. Dio chiede di, che le persone che bevono altri dei beh, vengano votate allo sterminio. Voi come, la, come, la, come le leggete queste, ehm, queste parti della Bibbia? Anche voi fate eh, voli pindarici di interpretazione oppure <ride> avete una, un modo diverso di vedere la questione? E, beh, e, diciamo che per cominciare... E non posso parlare in questo caso eh, in livello a livello generale, ok? Quindi non posso parlare, diciamo, come rappresentante di tutto il mondo evangelico. Certo, cioè, so, beh, sì, perché non avete un'istituzione, un una dottrina esatto. che, vuole, che per tutti, ovviamente. Esatto, sì, c'è diciamo una dottrina fondamentale che vale per tutti, che ha a che vedere con la Cristologia, eh, sì. però su altri aspetti, invece, non, ci sono, non, non sono dogmatici, ok? Quindi posso parlare a livello personale. A livello personale ti posso dire che ehm, sostengo che bisogna usare una buona ermeneutica per poter capire cosa stia eh, dicendo e cosa significhi in realtà il testo che uno stia leggendo. Dato che la Bibbia è piena di ehm, ehm, forme letterarie diverse, okay? bisogna capire il contesto storico nel quale. Si viveva e molti, altri, e molti altri principi ermeneutici che si usano. Ehm, per poter, come dicevo, capire eh, cosa significa quello che realmente uno sta leggendo, dato che uno dei più grandi problemi che esiste al giorno d'oggi, sia nel mondo cristiano che, nel, che, che al di fuori del mondo cristiano, è praticamente la fallacia della. Sì, vabbè, lo, de, dico l'idea perché purtroppo a volte sì, non escono no? le prove. Okay. Anacronismo, scusa, okay. adesso sì mi è venuta la, la parola, si, si commette la fallacia dell'anacronismo, si eh, vede, si cerca di capire il contesto eh, di quei tempi agli occhi del contesto del, secolo, de, del XXI secolo e questa è una cosa sbagliatissima, però non solo eh, quando uno approccia la Bibbia, ma quando approccia qualsiasi altro documento storico. Quindi in questo caso io ti chiederei a te per, di fare per esempio qualche, qualche esempio specifico perché... In, eh, detto così, come tu lo dici, è un po' troppo mh, generica la cosa e quindi non ti potrei dire magari, guarda, mh, su questo io so penso che si dovrebbe capire in questo modo o in quest'altro altro, quest altro, altro modo. Ok, allora facciamo prima un, um, una precisazione, mm -hmm. eh, nel senso, la Bibbia per voi... È un libro ispirato da Dio eh, scritto, allora noi leggiamo nella definizione cattolica eh, uh -huh. che Dio ha ispirato tutti gli autori del, de, della Bibbia eh, che eh, la Bibbia è stata scritta così esattamente come Dio voleva che fosse scritta perché Dio ha ispirato lo Spirito Santo Dio ti pare, ha ispirato gli autori no? quindi quello è un libro ispirato da Dio eh, per voi vale lo stesso? Vale la stessa definizione? Sì, questa praticamente sarebbe, eh, sarebbe la definizione dell'ispirazione eh, verbale completa. Okay? Poi, però, nel, 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 nel mondo evangelico ci sono anche modi diversi di capire l'interpretazione. Ora, dal mio ah, punto okay, di vista. però, sì, però è, così. sì è stata no? Perché almeno partiamo dal, sì. dallo stesso principio. Quindi, la Bibbia è stata ispirata, e scritta come Dio, come Dio vuole, diciamo. Esatto, io sostengo di sì. Ok, allora io ti chiedo: ma Dio non è stato in grado di eh, scrivere delle cose che fossero meno univoche? Perché se Dio mi dice che tutti quelli che venerano altri dei devono essere votati allo sterminio, e quindi uh -huh. gli va eh, mossa guerra contro da parte del suo popolo, e vanno uccisi, sì. eh, se non voleva dire quello, cioè, se non voleva dire letteralmente andata ad ammazzare chi non crede in me, non è stato in grado di spiegarlo in una maniera un po' più. Leggerina, uh -huh. beh, prima di tutto, qui devo dire che questa è una cosa che non è possibile da fare. Quello che tu stai chiedendo, ok? Dio ovviamente eh, si muove anche lui per la logica, come gli esseri umani, e dato che non è possibile, così come non è possibile per noi, non è possibile nemmeno per lui, dato che eh, L'onnipotenza di Dio non si deve capire come, come molti la capiscono, come che Dio può fare ogni cosa. Okay? L'onnipotenza di Dio è quella qualità che Lui ha di poter fare tutto ciò che è logicamente possibile. Quindi una cosa che non è logicamente possibile non è una cosa che Lui non può fare e questo non gli resta assolutamente niente alla sua onnipotenza. Ora, che significa questo? Okay? Eh, nel caso che tu hai menzionato, che praticamente no, non... Per, non pensiamo tutte le persone allo stesso modo e sempre c'è qualcuno che ha da dire la sua e che è una cosa con la quale non sarà d'accordo rispetto alla quale Dio o qualsiasi altra persona può dire. Quindi un modum, diciamo, come quello che tu, come quello che, che tu hai proposto, dove praticamente è una cosa che, è facile, che sarebbe facile per tutti, il poterlo capire, e, è una cosa che non è possibile da fare. E, perché e non poi, è possibile? Per quello che ho appena detto, perché una cosa che io dico, ok, magari tu puoi non essere d'accordo, dato che tu hai una tua propria mente, tu hai un tuo proprio ragionamento e ciò che è ragionevole per me può non esserlo per te. Per quanto io possa dirlo in un modo, diciamo, possa, possa non lo so, spiegartelo in un modo totalmente logico, alla fine però non tutti ragioniamo allo stesso modo. Eh, Quindi bello. ci sono cose che non, che non è possibile poterle dire in un modo che tutti le capiscano nello stesso modo. Eh vabbè, ma c'è differenza tra parlare di massimi sistemi e ordinare di uccidere chi non crede in lui, cioè mi sembra una cosa abbastanza specifica, uh -huh. abbastanza uh, fattuale, uh, uh -huh. di poca interpretazione, quindi se non voleva uccidere, uh, se non voleva mandare a morte chi non credeva in lui... Uh -huh aveva, c'erano dei modi per, per dirlo diversamente non è che è illogico o fuori da ogni logica poterlo dire in maniera diversamente perché se dici vai ad ammazzare chi non crede in me eh, significa vai ad ammazzare chi non crede in me non significa abbraccia il tuo fratello abbraccia il tuo nemico uh -huh. e voglia bene Certo, te, per quello che prima io ti dicevo di presentarmi un, un esempio specifico, tu, sì, mi, mi presentavo un, un esempio specifico. Però io, con esempio specifico, mi riferivo a un testo specifico, ok? Dove si, tu, analizzando il contesto, uno può dire cosa stava esattamente dicendo Dio. Perché te lo dico? Perché questa è una delle cose che la maggior parte, per esempio, dei non cristiani, incluso molti cristiani, non tengono in conto: che Dio non ha mai mandato a sterminare a tutte le persone che non lo adoravano a lui. Questa è una cosa che succede solo poche volte nell'Antico Testamento, se, mal non, se non ricordo male succede eh, tra le 5 e le 7 volte, ora la memoria non, non mi sta aiutando, e in molte altre occasioni non è una cosa che succede, in primo luogo, ossia lui non manda ad uccidere a tutti quelli che non adorano a lui, in primo luogo. In secondo luogo in che momento lo fa? Quando queste civilizzazioni, quando questi popoli di quel tempo, ehm, oltrepassavano una soglia, oltrepassavano un limite nelle loro pratiche, che non erano pratiche semplicemente che avevano a che vedere con ad ora a, a qualsiasi altro dio o a molti dei. Okay, quindi, non è semplicemente l'atto di adorazione nel senso di fare un rituale, come non lo so, potrebbe essere oggi, per esempio, non lo so, nel caso della Chiesa Cattolica, dato che tu mi parli molto del cattolicesimo, immagino che sei cresciuto in un ambiente ehm, cattolico, cattolico-romano. Quindi, sì. per esempio, un rituale come potrebbe essere quello so, dell'Eucaristia, dell okay, dove uno prende lì il, il suo pezzo di pane, l'ostia, se non mi ricordo male la chiamano. Eh, e con il calice divino un tipo di rituale diciamo del tutto eh, neutrale che in realtà non sta facendo, non sta un danno fisico a, ad altre persone e questo tipo di adorazione della quale parlava Dio era un tipo di adorazione che implicava dei rituali come per esempio quello del sacrificare neonati eh, altri tipi di rituali come per esempio prostituzione sacra Okay, dove c'erano donne che, erano, eh, che dovevano prostituirsi, quel tipo di prostituzione non era semplicemente uno, uno, un, un atto sessuale, non una relazione sessu un rapporto sessuale tra due persone, ma erano in realtà veri e propri stupri, erano degli abusi sessuali. Tra le altre cose, questi sono solo due esempi. Quindi, questi tipi di adorazioni che dovevano fare eh, questi tipi di popoli implicavano queste e molte altre cose, che, viste anche eh, ai nostri occhi oggigiorno, sono delle cose che io immagino che tu, vedendo un po' come la, il tipo di persona che sei, sono cose con le quali tu nemmeno saresti d'accordo. E, Ma, e tu quindi... lo sai che anche gli israeliti praticavano sacrifici umani? Cioè ci sono, no, sì, ci sono, ci sono proprio sì. reperti archeologici dei sacrifici umani che facevano anche gli israeliti. Spesso in alcune parti della Bibbia vengono persino menzionati da Dio. Sì, ok, capisco quello che mi stai dicendo, eh, all'inizio non l'avevo capito bene. Sì, ci sono degli israeliti però. E questo è proprio uno dei punti eh, importanti, no? eh, dove Dio quando Dio eh, manda a punire alle persone, ovviamente iniziava proprio da dentro, no? eh, da, da, dall'interno, dal popolo di Israele. Perché? Perché Israele ovviamente non era un popolo eh, di esseri perfetti, era un popolo di esseri umani come qualsiasi altro essere umano ed era un popolo dove quindi all'interno c'erano fedeli e c'erano invece o, altri israeliti che... Diciamo, erano chiamati, erano denominati come infedeli, che significa che loro, essendo israeliti, diciamo di nascita no, a livello nazionale, in realtà non lo erano a livello religioso. E quindi, loro che facevano? Praticamente si allontanavano da quelle che erano le loro leggi, le loro leggi ebraiche. E, e si univano nei diversi rituali, nell'adorazione, nella nell come, come lo facevano altri popoli, a dei diversi dei. E in questi tipi di, di, di rituali facevano cose e, come quelle che io ho menzionato e come anche quello che ti ho detto: che sì, che sono, ci sono reperti archeologici. Quindi, questo in realtà. È una cosa è una cosa buona, no? Vedere un Dio che non dice no, tu perché sei parte del mio popolo, tu perché sei mio figlio. No, come per esempio potrei farlo con mia figlia, semplicemente perché è mia figlia, mi, mi astengo dal dargli, dal recargli e dall'impartirgli una punizione, soprattutto se eh, st starebbe facendo qualcosa come quello che io, per esempio, ho menzionato. Quindi, questa in realtà è una cosa buona: che Dio. Tipo il, questo eh, tipo di punizione che recava so ho visto che mi hai chiesto un, un contesto, in, in noi lunedì leggiamo la Bibbia, lunedì sera, siamo arrivati al Deuteronomio adesso, però Ehi. non mi ricordo i, vers i versetti, i numeri, le cose, non me li ricordo. Uh -huh. In chat mi hanno mandato un verso, i numeri Ciao. 31, 17, 18. Ciao. Ora uccidete ogni maschio tra, fra tra i fanciulli uccidete ogni donna che si è unita con un uomo, ma tutte le fanciulle che non sono unite con un uomo conservatele in vita per voi. Questa era la spartizione dei... Dei, del, delle popolazioni quando andavano ad occupare gli israeliti e altri territori e spesso però eh, venivano ammazzati anche donne e bambini. Ora io sì. mi chiedo: i bambini uh -huh. che colpa hanno? Perché Dio dovrebbe mandare ad uccidere dei bambini? Beh, nel caso dei bambini è un punto che ti devo dire che anche a me. Diciamo che mi ha tenuto un po', diciamo un po' con questa, con questa perplessità durante, durante un po' di tempo. Una cosa che ho dovuto, che ho dovuto studiare e rifletterci abbastanza sopra. Che succede nel caso dei bambini? Che è poi è una cosa che mh, sia la Bibbia che poi anche la storia, eh, eh, diciamo, che troviamo al di fuori della Bibbia e ci mostra. Che con i bambini succedeva praticamente questo. Che e quando loro crescevano erano dei bambini che soprattutto okay, come Aspetta, le... eh, ti interrompo perché è partito grazie Francia e Bracciale per i 5 battesimi al canale, grazie mille allora eh, adesso sentiremo un po' di alert quindi verrai interrotto, aspettiamo un attimo che, che finiscano, io intanto mi leggo tieniti la risposta perché... io intanto mi leggo un attimo la chat vediamo se c'è qualche domanda ehm eh... Ah, te le sei segnate tu? Ok, buono. E eh... come fate a sapere che le vostre No, aspetta, non me le fa adesso perché ora devi rispondere un attimo alla cosa che gli ho detto, Michele, se no poi dopo ci impicciamo. Eh... Tanto... No, no, me le sto a leggere io per vedere se c'era qualcosa da, da segnarmi. Eh... Tanto se no dopo se no, c'è ancora, ancora l'alert dei battesimi, se no non riusciamo a far parlare a Michele. Allora, punizione anti-occidio, ok, sì, esatto, stavo dicendo questo, però adesso glielo facciamo dire. Grazie ancora a France Bracciale, grazie mille per i battesimi. Arriva l'ultimo alert regalato, uno ad Upmin, uno a Sambonelli, uno a... a Fracchia contro Internet, a Watt e a Jason. Grazie mille ancora a France. Allora, l'ultimo alert sta passando. E vai, poi aspetta, sta finendo ancora. Vai, è tutto la tua la risposta. Perfetto, ti grazie che non me ne ero reso conto che eh era no, saltato non, lo schermo. Eh non senti l'audio, quindi non, non te ne puoi accorgere, vai, prego. Niente, quindi dicevo, ehm, oggigiorno, oggigiorno anche una cosa che noi vediamo, per esempio, ok, nelle famiglie mafiose. Nelle famiglie mafiose che succede? Che quando una, una persona uccide, per esempio, a, un, a una persona importante nella mafia, e questa persona ha per esempio un figlio piccolo che succede che poi da grande eh, con ogni probabilità non significa che no, no, non esiste la possibilità che non succeda però sì che è altamente probabile che una volta che sia grande questa persona cerche, cercherà di vendicare la morte di suo padre di sua madre suo fratello la persona che sia ok questo è semplicemente un esempio per aiutare a capire un po' la spiegazione. E anticamente la gente eh, viveva molto eh, in base, cioè viveva praticamente in base alla tradizione, in base a quello che gli, gli, era, gli veniva insegnato. Eh, e che succedeva? Che praticamente quando crescevano questi bambini, una volta che diventavano grandi e conoscevano la storia dei loro antepassati e come erano stati distrutti da un determinato popolo se era un qualcuno che, non lo so, per esempio aveva influenza, aveva potere, era un'autorità tra la successiva generazione nel, de, de, del popolo, ok? Praticamente che succedeva? Che numero uno ritornavano di nuovo ai loro rituali, quindi eh, tornavano di nuovo a commettere le stesse atrocità eh, per i quali erano stati uccisi i loro genitori e numero due poi andavano anche a cercare la vendetta contro questo determinato popolo che, eh, aveva, che, che aveva attaccato a, a, a la popolazione della generazione anteriore. Quindi praticamente l'uccidere i bambini, dato che in quel tempo non esisteva, per esempio, un sistema dove, come oggigiorno, la non lo so, gli psicologi, per esempio, possono aiutare a una persona a capire quali, quali erano le diverse implicazioni, a vedere un po' le cose in prospettiva, a cercare di cambiare, a cercare di vedere le cose in un modo diverso. Questa cosa, questo tipo di sistema che abbiamo oggigiorno, prima non esisteva. Quindi praticamente non c'era la possibilità di poter aiutare a queste persone a cambiare la loro prospettiva e a focalizzarsi su quello che era la realtà. Okay? Che praticamente stavano commettendo queste atrocità e che dovevano morire per questo motivo. Quindi, eh, diciamo che era un modo luce i bambini di evitare che si ripetesse la storia ora questo comunque sia non è una cosa l'ultima cosa che dico ti lascio parlare non è una cosa che israele fece sempre ok anzi ci sono eh, spesso vediamo nell'antico testamento che dio punisce proprio israele per non aver ucciso tutte le persone che dio gli aveva mandato ad uccidere no o per non aver ucciso anche per esempio beh, non lo so gli animali la, la questione era per non aver eseguito al 100% sì. il comando che gli era stato dato e poi Vediamo in, in, nelle narrazioni successive, quindi al passare gli anni, che poi effettivamente le cose succedevano come io l'ho appena descritto. E come dicevo, questa non è una cosa che vediamo solo nella Bibbia, ma che vediamo un po' in generale nella storia. Certo, questo è un discorso eh, contestualizzato in quel tempo lì eh, di una logica. Perfettamente umana, se stai attaccando un'altra città, un'altra popolazione, eh, tendi a sterminarli tutti affinché questi poi non si riorganizzano e, e muovono vendetta mm -hmm. ed è una logica prettamente umana. Il problema è che qui è, eh, in ballo c'è Dio onnipotente, Dio mm -hmm. d'amore, di pace, di misericordia. Non, co non, combacia, non combacia assolutamente queste azioni, non possono essere conciliate a quel Dio lì perché, e perché no. Perché quel Dio lì non. non, non Dov'è la pace, l'amore e la misericordia? Cioè, Dio non è in grado di eh, attualizzare un altro sistema se non quello di sterminare una popolazione, compresi i bambini. Ma sì. di che stiamo parlando? Si è in grado e anzi. Ma non ma lo fatto. fa, però, non gli cristianesimo, va. Guarda il cristianesimo quello che ha fatto. È grazie al cristianesimo eh, prima... che queste cose sono cambiate nel mondo. Eh, lo so, ma prima. Il contesto storico, te lo ripeto, era una cosa, questo <ride> sì, è un so, cambio. Io sono d'accordo col contesto storico, cioè il contesto storico ah. è cioè, perfettamente normale. Io non è che so di eh, gli esaliti, era un popolo mostruoso, perché il contesto storico ah. era quello, facevano tutte quelle cose lì. Sì. Eh, non, è perché so, no, non è perché quelli sono il popolo di Dio ed erano i peggiori, no, è semplicemente nel contesto storico le cose funzionavano così ed è, ed è normale per quel contesto storico lì. Ma se dalla tua parte c'hai un Dio che è il Dio d'amore e della misericordia sì. e ti fa comportare esattamente come si comportavano tutti. In quel contesto storico, è quel Dio è abbastanza inutile. Beh, non del tutto, ok? No, non è proprio così come tu dici. Però prima ti voglio fare una domanda: come avvengono i cambiamenti all'improvviso, dall'oggi al domani, o richiedono eh, un certo tempo per poter, per, per poter avvenire? Esatto, ne, ne, per, per la, nella storia dell'uomo i cambiamenti avvengono gradualmente, man esatto. mano che eh, l'uomo progredisce, la, la cultura progredisce, ah. la sensibilità aumenta, avvengono i cambiamenti. Esatto. Eh, il problema è che Dio è legato ai cambiamenti come avvengono nella storia dell'umanità. Non ci sono dei cambiamenti particolari perché Dio fa qualcosa, cioè, la storia dell'uomo procede indipendentemente da Dio. No, non è vero, non sono del tutto d'accordo, devo dissentire perché te lo ripeto, guarda il cristianesimo, è grazie al cristianesimo che le cose, soprattutto nel mondo occidentale, dove il cristianesimo si è potuto diffondere nella sua maggioranza, le cose sono cambiate. Guarda, ti faccio un esempio, che succedeva anche prima, nel, per esempio in America Latina, prima delle, de, 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 della scoperta di de, de, de Cristoforo Colombo. Che cosa succedeva, per esempio, nelle popolazioni Maya, eh, incas, eccetera, succedeva praticamente le cose molto simili a quelle che io dicevo prima, diversi rituali che facevano. Ora, ovviamente, ovviamente ci sono state le diverse guerre, ok? però, quando è arrivata la, la Chiesa Cattolica, quello che ha fatto è stato praticamente predicare un Dio di amore che si è fatto uomo, si è sacrificato sulla croce e poi è risorto al terzo giorno. E non è un dio, come praticamente quello che loro avevano, che invece richiedeva sacrifici di, di bambini ed altri esseri umani. Quindi la situazione, solamente per fare un esempio, eh, in America Latina è cambiata proprio grazie all'arrivo del cristianesimo. E così anche... Che hanno terminato le eccetera. popolazioni dell'America Latina, però. No, però queste erano guerre, erano guerre necessarie perché eh, queste, queste civilizzazioni non si vollero arrendere, eh, e quindi... ma semplicemente... E eh, che fai quindi? Allora semplicemente... Eh, quindi sterminiamoli Lasci... tutti certo <ride> No sterminiamo quelli che vogliono eh, Quelli che vogliono fare la guerra Nella, nella guerra no, 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 non si può parlare Solamente di amore e benevolenza Ma guerre perché... necessarie in che senso Cioè nel senso quelli stavano lì per i cazzi loro Non era necessario andare lì e sterminarli e, Beh non era necessario andare lì E sterminarli però si era necessario Una volta che stavano lì Quando iniziava la guerra Continuare con la guerra quando c'è stata la scoperta dell'America indipendentemente da quello che si insegna molto oggi, okay, perché un po' come molte altre cose è stata. C'è eh, tutta, tutta una cosa che in realtà c'è tutta una parte storica che non si racconta. Una, cosa, de, de, una di queste parti sto, de, de, della storia che non si racconta è proprio che quando Cristoforo Colombo arrivò lì. Non è che arrivò e quando mise il piede su, sulla sua prima spiaggia in America centrale, con le persone che stavano con, nelle diverse navi con lui, dissero: andiamo ad attaccarli. Non è che loro misero piede su, sulla prima spiaggia e iniziarono una guerra. La guerra, le, le guerre, perché furono molte, iniziarono dopo, con il tempo. In che momento? Beh, quando praticamente loro si trovarono di fronte a, eh, si trovarono davanti a persone che facevano tutti questi tipi di rituali e molti altri che io non ho menzionato, e che niente, cercarono praticamente di eh, mettere fine a questa situazione. E queste altre civilizzazioni non, non volevano, volevano continuare con i loro rituali, uno potrebbe dire lasciali vivere tranquilli, però lasciali vivere tranquilli è un tipo di idea totalmente ingiusta, è un tipo di idea inumana. Perché? Perché eh, gli esseri umani abbiamo un nostro proprio valore, okay? Siamo, abbiamo una, una nostra propria eh, dignità, no? il, Anzi, il primo, la, la prima eh, norma dei diritti umani è proprio, è proprio questa. Quindi, che un essere umano e vedendo una cosa del genere, come, de, delle pratiche come quelle che loro facevano. Sta lì e dice: Vabbè, sai che c'è, cioè, se, se loro sono felici così, lasciamoli continuare a vivere in questo modo. Ma i cristiani, una brucia cosa I cristiani bruciavano le persone sul rogo e le torturavano. Dov'è questa differenza di moralità? E poi, tra l'altro, quando sì. sono arrivati lì, eh, semplicemente hanno cercato di schiavizzarli e di convertirli nella loro religione. Grazie al cavolo, che poi si creano dei conflitti e si crea cre una guerra. Quando tu vuoi andare e vai in un'altra terra a sottomettere un'altra popolazione. E questo è quello che ti dicevo, questa è una parte della storia che si racconta, che però non è parte dell'autentica dell storia. Eh, ma no, questa arriva... è l'autentica storia, poi se, se, se ci sono altre fonti, non sono fonti storiche. Si Beh, chiama sono... pseudostoria. No, non è, sono, non è fonti, sono fonti di storici, persone eh, de, che, che, che hanno un loro proprio posto nell'università con diverse dimostrazioni ed evidenze che portano nei loro libri. Se vuoi te ne posso, ti posso fornire eh, ti posso passare qualche libro. Poi, come per esempio 1492, un libro buonissimo e così in molti altri. Niente, praticamente dove dimostrano che invece le cose non, non, non siamo in una, in una scena dove tutto è bianco e nero ma ci sono dei, dei determinati grigi in mezzo che praticamente eh, ti mostrano che la storia non è proprio andata così come alle elementari ce lo insegnano, ok? Però come dicevo, al di là di questo sì è vero, io sono cosciente di che il cristianesimo eh, ha, fatto, ha fatto cose che non dovrebbe aver fatto, come per esempio quello che tu hai appena menzionato sono del, tu del tutto d'accordo ed è una cosa con la quale per esempio il, il cattolicesimo romano oggigiorno anche ne è d'accordo e, e che ovviamente è, un è una cosa che non si vede più al giorno d'oggi. Non sto cercando di giustificarlo, ovviamente sto dicendo che è una cosa che non dovrebbe aver fatto, e però che purtroppo è successa. Un analizzando anche lì sempre un po' il contesto storico, analizzando eh, per esempio eh, gli errori eh, che possono commettere gli esseri umani, dato che sono esseri umani, di nuovo non lo sto giustificando, semplicemente sto dicendo vediamo un po' tutte le cose eh, nel loro insieme. Sì, come ho detto prima, il contesto storico ci aiuta a capire quanto uh, tutto questo non mm -hmm. sia nient'altro che umano, e non c'è. Non c'è alcuna, alcuna evidenza di Dio in tutto questo. Guerre, invasioni, stermini, sopprusi e tutto tipicamente umano. Tu sai benissimo che il cristianesimo è, si è diffuso nel mondo e oggi ha il potere che ha anche istituzionalmente riguardando la, la Chiesa cattolica grazie a che cosa? A Dio oppure grazie a inciuci politici, eh, guerre, eh, violenza, soldi, eh, potere e eh, ricchezza. Questo ha portato il cristianesimo a essere oggi una delle principali religioni e non Dio. È così che il cristianesimo si è eh, espanso nel mondo. Non con eh, pace, amore e, e Spirito Santo che alleggia sulle popolazioni. È, la, la storia ce lo dice chiaramente, cioè è incontrovertibile uh -huh. questo fatto. È così che il cristianesimo ha preso potere nella storia. Io credo che stai commettendo un piccolo errore, ok? Perché tu stai. E vedendo, stai parlando più che altro del cristianesimo che inizia dal Medioevo in poi, okay? dal cristianesimo che vediamo dal Medioevo in poi. E questo è un cristianesimo che sì, vediamo che inizia a immiscuirsi con la politica e a fare un po' cose... No, no, ma anche che... da prima, anche da no, prima... No, da prima, in assoluto. I, I cristiani del primo secolo, del secondo secolo, del terzo secolo erano cristiani perseguitati, cristiani che erano torturati, cristiani che erano uccisi. No, ovviamente gradualmente nella storia, non è che, da, come diciamo prima, non è che da un giorno all'altro le cose cambiano. Gradualmente nella storia i sì. cristiani hanno preso potere. Sì, per, per questo, però, che è quello che ti stavo dicendo. Tu hai detto che il cristianesimo da sempre ha fatto ha, ha praticamente si, si è potuto espandere nel modo nel quale tu hai detto. E io quello che ti sto dicendo è che in realtà non è così perché durante i primi tre secoli, da quando il cristianesimo è iniziato, vediamo che il cristianesimo si è, è, potuto, si è potuto espandere proprio grazie al suo messaggio di ama a Dio con tutto, praticamente per riassumerlo, con tutto il tuo essere e al tuo prossimo. Come te stesso. I cristiani erano perseguitati, erano arrestati, erano torturati ed erano uccisi da chi? Per esempio? Dai romani e da altre civilizzazioni di quel tempo durante i primi tre secoli della nostra era. Ok, quindi vediamo che non è il caso del dell'inizio del cristianesimo e per il terzo secolo d.C. il cristianesimo si era sparso in, tutta, in quasi tutta Europa, era arrivato al, al, al Regno Unito, eh, era già parte, si era sparso eh, in una buona parte de dell'Africa, Medio Oriente. Oriente, Asia, eccetera, quindi praticamente il mondo allora conosciuto, e, si può, e, 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 e questo tipo di espansione la fece proprio con il suo messaggio ama a Dio e ama al tuo prossimo e non in un altro modo. Il cristianesimo fino a che non fu dichiarato come religione dell'impero da parte di Costantino, quindi nel IV secolo, il cristianesimo non aveva niente a che vedere con la politica. Il cristianesimo si espandeva solamente grazie alla loro predicazione di Gesù Cristo. È Dio, che si è fatto uomo, è morto per, paga, per, per, per poter pagare i nostri peccati, per perdonarci, è risuscitato al terzo giorno per poterci dare vita eterna. E praticamente, solamente se tu metti la, es, eserciti fede su di Lui, per la grazia di Dio, puoi ricevere il perdono dei peccati e la vita eterna. Questo è il messaggio del cristianesimo, lo è. Fino ai, no alla 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 ai nostri giorni, okay? La questione è che eh, durante il periodo del Medioevo è quando si inizia a miscuire nella politica succedono tutte queste cose, però prima del Medioevo e oggigiorno. Cosa, prima del Medioevo? È... Abbiamo l'esempio del vescovo Cirillo e delle stragi del vescovo Cirillo, che siamo nel, nel terzo quarto secolo, eh. Sì. Ahà, eh, beh, sì. Quindi, quindi quarto... diciamo che la violenza e il sopruso lo usavano pure prima, non dal Medioevo in poi, da molto prima, da molto prima. Quarto, quarto secolo, quinto secolo. Siamo a pochi anni di differenza se non è Medioevo che è quinto secolo, quindi cinque, eh, se, scusa, sesto secolo Cinquecento, dal Cinquecento in poi, quarto secolo sarebbe sarebbe 300. Che, 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 che anno è lui esattamente? Adesso eh, non lo ricordo. In Cirillo mi sembra 300 e qualcosa, sì, esatto. 300 ok E quando? Proprio qua, da quando? Costantino disse Perfetto Il cristianesimo Diventa eh, La religione Diventa una religione Non ufficiale Perché in realtà no, Non diventò la religione ufficiale Però sì una religione Legale nell'impero romano E quando successe questo Nel 325 Quindi Noi vediamo che Durante i primi tre secoli eh, Praticamente Tre secoli Non intendendo 300 anni Letteralmente Ok Però ma quello sì, che sì, voglio sì, dire sì, Esatto sì. quindi... C'è Sbarba Che ci dice beh, Ma il punto Pure se fosse Non è eh, Ma 400 anni su 2000? No, cioè, perché adesso... 400 anni su 2000? Quello che, quello che fece la, il cattolicesimo romano? Iniziamo per, mettendo i, i puntini su lei, perché il cattolicesimo Beh, romano. Ma i protestanti questo... non, è che sono stati, non è che erano figli dei fiori, eh. Sì, ovvio, però io, io, io in, nessun momento ho detto, in nessun momento ho detto che i cristiani il cristianesimo in generale, diciamolo così, non, non, non deve diciamo, assumere le conseguenze di queste azioni commesse nel passato. Ovvio eh, che deve ma farlo. È, ma il problema qual è, secondo me, tornando ad un punto più moderno? No? Sì. Eh, il problema è proprio il fatto che eh, questi libri... Eh, questi libri ispirati da Dio contengono dei messaggi di violenza e di, eh, e di morte impressionati tant'è che poi le religioni nel tempo ispirandosi a questi libri, libri qui commettono le lefandezze più assurde proprio perché in questi libri sono giustificati e tu in un certo senso eh, cerchi eh, ovviamente tu hai l'idea di un Dio d'amore, di un Dio di pace e di misericordia e per far combaciare questa tua idea di un Dio di pace e di misericordia Devi andare per forza a rivisitare quello che quei testi contengono e quello che nel mondo è stato fatto in nome di quei testi e di quel dio. Eh, questa in realtà c'è un nome, si chiama dissonanza cognitiva, che non è una malattia... So eh, La sai. conosco? Eh, non è una malattia, cioè non ti sto insultando, sì, non ti sto insultando. È proprio un modo in cui funziona il cervello uh -huh. eh, e ce l'abbiamo tutti, noi tutti abbiamo dissonanze cognitive sì. per qualsiasi cosa. Però il, eh, quello che stai facendo è esattamente questo, è un bias. Tu cerchi di far giustificare, cerchi di far combaciare la tua idea, che è più l'idea di un Dio filosofico, eh, l'idea del, del Dio che hanno i cristiani, l'idea di un Dio filosofico, di questa forza trascendentale d'amore eh, mm -hmm. che ti protegge, che veglia su di te in qualche modo, ma non ha niente a che vedere con il Dio eh, storico, tra virgolette con il Dio che contengono quei testi e il Dio che hanno portato eh, quella religione lì, quella religione è, di cui tu stesso oggi fai parte, che però ha travisato completamente l'idea che le prime popolazioni, i primi cristiani, i primi israeliti avevano di quel Dio. Non c'ha niente a che fare proprio. No. No, assolutamente. Mm, no, no, non è vero e anzi, mh, dato che ovviamente... Non mi conosci bene, quindi la tua deduzione è per quello che non è, potuta, che, che non è stata buona, eh, però per io per esempio io non ho in assoluto l'idea solamente di un Dio buono, che perdona, che è misericordioso, os ossia tutte quelle qualità che potremmo dire, che potremmo dire eh, positive, ma anzi, io, ho, quando, io quando io penso in Dio, penso in un Dio che sia sì, ovviamente amoroso, che perdona, che è misericordioso, eccetera, però che per esempio è anche santo, giusto... Quindi, tutte quelle altre qualità che uno potrebbe dire, ok, quindi sempre tra virgolette negative, anche se in realtà sono positive perché la giustizia e la santità sono cose buone. Quindi, quello che lui, quello che lui fa, quello che noi vediamo che lui manda a fare nell'Antico Testamento, che come dicevo succede solo in momenti specifici, ok, puntuali, solo poche volte, non è una cosa che vediamo che lo fa continuamente, in questi casi dovuto alla giustizia e alla santità che sono attributi propri della sua personalità del suo essere e che fa e che porta avanti queste azioni che, e, e, e che cosa sono in realtà queste non sono altro che delle condanne dovute a circostanze straordinarie condanne che quindi Devono andare, diciamo, devono anche queste passare certi limiti. Se vogliamo dirlo in qualche modo, tra virgolette, sempre, che dovute alle diverse atrocità che si facevano. In mezzo poi ad anche altri, altri motivi, come per esempio, quando noi vediamo quando succedono queste cose dell'Antico Testamento, no? una piccola parentesi. Quando succedono, quali erano questi popoli? Erano popoli che si trovavano in una regione in particolare. No? La, nella, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si conosce come Canaan e mh, oggigiorno lo possiamo conoscere come Palestina o Medio Oriente. Okay? La terra promessa, no? O la terra promessa. Esatto, questa praticamente era la terra che doveva appartenere a chi? Al popolo di Israele. Perché? Perché gli era stata data, questo lo sto spiegando in un modo teologico, perché ovviamente la Bibbia... Dani, cioè, sei interrotto da un alert Grazie, Iron. Grazie mille per il battesimo. Numeretto della riffa anche, Iron. Grazie mille. Grazie per il supporto, ragazzi. Vai, prego, finito. Perfetto. E come dicevo qui, perché ovviamente quando noi vediamo l'Antico Testamento sì, possiamo analizzare la storia, però la storia della Bibbia si deve capire anche un po' in parte con, eh, usando la, vedendo anche la teologia che sta condividendo il libro, ok? Come in tutto il resto dei libri storici anche che, che troviamo al di fuori della Bibbia. Niente, quindi come dicevo, questa era la terra che doveva appartenere al popolo di Israele quando perché? il popolo di Israele... Per la promessa che gli era stata data... Ma ci abitava già della gente in quella terra. Sì, è vero, ci abitava già della quindi gente, Dio, però. quindi Dio sapeva che Cioè, l'intenzione di Dio era mandare il suo popolo a sterminare quelli che vivevano già in quella terra per prenderne possesso. Cioè, questo è quello che no. farebbe qualsiasi dittatore. No, questo è quello che ti sto cercando di spiegare. Vai, vai, era, un, prego. era un tipo di condanna che Dio mandò a fare. Ossia, noi teniamo in conto il, la questione di che questa era la terra promessa per Israele, però questo non era l'unico motivo ok il motivo principale per il quale quelle persone che si trovavano già lì eh, fu pratica per il quale dovettero morire fu per, perché per le loro diverse pratiche che stavano portando avanti e dio usò a israele praticamente come un mezzo di, di, di fare giustizia e eh, di portare avanti questa condanna che lui aveva dato a queste persone ok perché dico questo? Perché dico che questo è importante? Perché esiste la possibilità, ovviamente, da una buona probabilità di che sia, di che sia giusta, che se queste persone invece non eh, avessero, non avessero eh, diciamo, svolto queste, queste azioni che in realtà sono inumane, esiste la possibilità che. Non, non sarebbero dovute morire e che quindi le cose diciamo in termini storici potrebbero essersi date, potrebbero essersi, essere, essere, essersi svolte in un modo diverso Ma trovo, trovo di la, la morte sì, io trovo inumano anzi invece andare a sterminare una popolazione e soprattutto sterminare dei bambini eh, cosa che abbiamo appurato che viene fatta eh, anche per ordine di Dio, quello trovo che sia abbastanza inumano sì però c'è un motivo sì, ma il motivo è comunque inumano. Uh, sterminare dei bambini è inumano. Tu i bambini li puoi eh, rieducare. E se Dio è onnipotente, non è in grado di rieducare dei bambini, è eh, quel Dio è inutile. Anzi, è... Eh, io, io dico sempre, eh, mm -hmm. rispetto alla Bibbia, al di là se il Dio esiste o non esiste, ma quel Dio lì, se esistesse, andrebbe predato e non pregato. Perché quel, eh, anche le giustificazioni che stai dando tu, no? che è la tua eh, visione delle cose, eh, mm -hmm. io, io trovo. Io trovo aberrante essere, ma per me eh, mm -hmm. essere eh, legati e eh, inginocchiarsi ad un dio così per me, quello è un dio mostruoso. Eh, se ci fossero delle armi come nei fantasy in grado di, di sconfiggere degli dei, io mi armerei per combattere un dio così. chiudo, Volevo chiudere la questione di che abbiamo parlato della terra promessa con un intervento di Osa Sapere. Ti volevo fare io, però eh, eh, lo leggo dalla chat. Ma lo sai che non è mai successo che gli israeliti conquistassero la terra promessa o stessero schiavi in Israele? No, in Israele, in, in Egitto. Eh, invece, quella è mitologia ed è tutto in in particolare eh, ci sono le prove archeologiche del fatto che gli israeliti non ha, hanno mai fatto una conquista come quella descritta nella Bibbia. Beh, io gli direi a Osa Sapere, come gli ho anche detto in privato, perché abbiamo parlato anche in privato di questo tema, che, ah, okay. pre che presentasse le prove di questo perché le prove invece a livello archeologico, a livello storiografico. E mostrano in realtà che le cose non sono come, come lui lo dice. Ovvio che poi queste, queste evidenze, queste evidenze numero uno, devono essere interpretate correttamente. Numero due, e numero due, non, possono, non sono delle evidenze che, diciamo, possono soddisfare ehm, diciamo, le richieste di ogni persona. Perché? Perché stiamo parlando di evidenze storiche, scusi, storiche, storiografiche. E, e archeologiche che in realtà sono, sono molto poche okay? e che quindi magari ci sono persone alle quali potrebbero dire no per questo per me non è sufficiente non è abbastanza per farmi cambiare idea però io questo è quello che gli direi io so sapere che presentasse le evidenze di quello che lui dice e sì sono una cosa che non fosse che, no, che, che non siano evidenze di un sito internet di un qualsiasi ateo un qualsiasi non per mancare di rispetto no? ma semplicemente per dire perché e spesso i siti internet di oggi giorno non sono persone diciamo accademiche che sono parte dell'accademia no, no, eh, parlano... sapere, parlava proprio di prove accademiche le prove non serve sì. che le presenti io sono la lettura standard disponibile eh, sulle datazioni degli eventi di distruzione di città in area cananea che abbiamo trovato e datato sì. ci dice Ateo va eh, sì. vabbè comunque Però... sono contento che tu stai comunque in contatto con Ateo sì. eh, perché lui eh, non so anche lui organizza delle live che si chiamano il podio di Cicerone uh -huh. che è, di è diverso dal tipo di live che facciamo che, che faccio io che è una, un dibattito molto britannico quindi ci sono eh, dei tempi per, es per esporre, che fai so, tipo 10 minuti per esporre la tua tesi Poi sì, non ah, le vie, ok quindi perfetto sarebbe interessante eh, vabbè poi sono so cose loro sì. <ride> nel, caso <ride> chiamano, nel caso ti chiamano loro. cioè eh, vabbè eh, ok eh, allora, riguardo invece appunto la tua idea mh, di Dio, tornando appunto quello, al discorso che ti avevo iniziato sulla, sulla morale di Dio e che, che io quel Dio lì non, mm -hmm. non lo apprezzo affatto, sì. ehm, tu hai... Mh, la, la, appunto, la tua visione di Dio mi hai detto che comprende la giustizia, quella che tu dici giustizia e santità. Esatto. Ma eh, appunto io dicevo: sterminare bambini, secondo me, non, è, non vedo alcuna giustizia nello sterminare i bambini. Mm. Eh, quindi ti chiedo: ovviamente c'è anche in, in, per te che sei evangelico, c'è la visione dell'inferno eh, sì. di questo luogo. Eh, alla, eh, rimaniamo nel contesto biblico. Eh, Gesù che descrive questo luogo. Lui vabbè, faceva riferendosi alla eh, alla alla Ghenna, dove c'è eh, uh -huh. cioè, pianto e stridore di denti, sì. è un posto dove ci sono fiamme perché lì venivano bruciati i cadaveri. Sì. Eh, e la tua idea di inferno è eh, coerente con la descrizione che, che fa Gesù nel, nel Nuovo Testamento? O hai un'altra visione, più metaforica, e, e soprattutto è un luogo dove ci finiscono. Uh, tutti i peccatori quelli che non credono in Dio o c'è una selezione diversa che fate voi evangelici? cioè sempre il purgatorio? Eh? no, beh, il, il purgatorio il so che non ce l'avete vede, vabbè lo so, lo sono mentato, non <ride> <ride> siamo anche d'accordo, no? sì, beh, e, um, diciamo che sì, io sostengo eh... Quella che diciamo, non, non, non si può chiamare forse la visione classica del cristianesimo riguardo al, all'inferno, perché lo dico? Perché spesso si capisce la questione dell'inferno in un modo non del tutto accurata. Eh? Quando noi per esempio andiamo a vedere qual è il significato riunendo diversi testi del Nuovo Testamento, soprattutto che ci parlano dell'inferno, cosa... Per, per, per poter capire meglio di cosa ci sta parlando, basicamente mh, troviamo che numero uno non si tratta di un luogo, come tu dicevi, ma di uno Stato. Quindi, già è una cosa diversa, dato che il luogo implica spazio e lo Stato, invece, non implica spazio. Un'altra cosa importante è che mh, le parole che usa Gesù sono più che altro metaforiche, dato che lui, ovviamente, come tu, per esempio, hai usato la parola che, che lui usò, no? Genna. Eh, praticamente che cos'era? Era un posto eh, fuori, di fuori della, della città di, di, di Gerusalemme dove eh, si bruciava continuamente eh, la, la, la spazzatura, lui semplicemente quello che fece fu usare eh, diciamo un, un tipo di eh, ricorso letterario eh, o, 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 o argomentativo, eh, questa cosa, questo tipo di immagine per più o meno far, per più o meno spiegare eh, quali, qua, quali sono le implicazioni di eh, ritrovarsi in questo stato eh, dato che a, essendo uno stato e quindi non un luogo non è una cosa e eh, questo che cosa significa? non quindi un qualcosa di fisico non un qualcosa di materiale come quello che potremmo trovare nel nostro universo ma un qualcosa di immateriale e bisogna usare un tipo di linguaggio che appartiene all'analogia perché ovviamente non si può spiegare in termini fisici o in termini materiali un qualcosa che non è fisico e che non è materiale eh, soprattutto se è un qualcosa che, non si è che, che uno no, 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 non può sperimentare nel, nel, nella nostra realtà quindi praticamente quando noi vediamo eh, tutte le diverse cose che lui, che lui dice riguardo all'inferno Troviamo che in realtà non sta parlando di un posto dove letteralmente la gente brucerà viva, dato che per esempio in un, in un posto Gesù parla di fiamme, in un altro posto parla di oscurità, di buio. Se ci sono fiamme è logico che non può esserci buio, dato che le fiamme porterebbero luce. E soprattutto dato che le fiamme sono è un qualcosa di materiale, un qualcosa di fisico, una reazione fisica e, e che pertanto in uno stato eh, non fisico non si possono trovare fiamme, non si può trovare nemmeno eh, buio, perché? Perché il buio non è un'altra cosa che eh, assenza di luce. E quindi, vediamo che queste cose in realtà servono solamente queste parole che lui usa servono solamente per poter cercare di capire più che altro quali sono le implicazioni e non mm, esattamente cercare di descrivere in un linguaggio univoco eh, come sarà esattamente l'esperienza nell'inferno. Basicamente l'idea che, che lui cerca di trasmettere sarà quella che l'inferno sarà uno stato di eterna separazione da Dio, eh, separazione che, della quale sarà cosciente la persona che si troverà in questo stato. E dovuta alla quale, eh, sapendo più o meno, no? e sapendo quello che, che si è perso, ossia eh, la vita eterna con, con Dio, eh, in realtà sarà quello ciò che eh, gli recherà un tipo di, di sofferenza, parlando sempre in termini analogici e non in termini equivoci, okay? perché sofferenza alla fine la, speriment la, la sperimentano chi? Gli esseri biologici che si trovano nel nostro universo. Questo potrebbe sembrare ad alcuni eh, una cosa che non in realtà no, non è buona, però in realtà sì che lo è. Perché? Perché lì ci andranno a finire chi? Come tu dicevi, sì, i peccatori. I peccatori, che, che, chi sono i peccatori? In termini teologici... No, no ti, posso, ti posso interrompere un secondo, adesso certo. mi dici chi sono i peccatori, perché così almeno eh, certo. volevo ringraziare. Mark, grazie del follow e benvenuto anche a Cranio. Eh, poi adesso, ok, abbiamo diverse domande, poi li vediamo. Intanto, finisci certo. adesso così con l'inferno, dimmi appunto chi ci va, chi sono i peccatori. Eh... Perfetto, solo una cosa, se ti sembra che mi sto, sto, sto allungando troppo, me lo dici e cerco di essere un po' più sintetico Ok, eh? sì, infatti ti avevo interrotto anche per, per, per allentare un po', se no diventa un discorso troppo lungo ah Però perfetto. va bene, ok, adesso ci risiamo, adesso eh, siamo arrivati appunto al clou Cioè nel senso, chi va all'inferno e cioè, mm -hmm. chi sono i peccatori che vanno all'inferno Esatto, perfetto Ehm... Come dicevo, che è un peccatore, da un punto di vista cristiano, peccatore è quella persona che eh, commette, valga, eh, appunto, peccati. No? Che cosa sono peccati? Sono crimini commessi contro la legge di Dio, ossia okay. fare cose diverse. Ora, questi crimini, se, per, essendo crimini, è perché? perché esiste una legge. Noi, per esempio, nella nostra legge civile, vediamo, troviamo che se io, per esempio, rubo... Eh, a me, per esempio, eh, o mi multano o mi arrestano, sicuramente mi arrestano e mi multano, <ride> e, e quindi io devo, devo trovarmi eh, di fronte a questa condanna e devo pagare questa condanna. Eh, quindi più o meno diciamo che succede eh, una cosa simile nel caso de dei peccatori. Ok, sì, è giusto, eh, però eh, appunto ritornando alla, alla Bibbia, al testo che ci spiega chi è Dio, cosa fa Dio e quello che vuole, mm -hmm. eh, di leggi Dio ne ha date tantissime. Eh, sì. Ci sono interi libri in cui vengono descritte norme, eh, cose da fare, la legge di Dio, il sabato, addirittura sì. se raccogli la legna di sabato vieni messo a morte e lapidato dal tuo popolo. Eh, ma noi quelle leggi non le rispettiamo più. Eh, cioè, nel senso, noi neanche voi credenti le rispettate più quelle leggi lì. Non è che di sabato non fai nulla, o, o, che, o se, che se di sabato fai qualcosa, la tua famiglia ti lapida nell'accampamento. Non succede più quella roba lì. Quindi la legge di Dio qual è? è la legge di Dio cambia con, con, con le epoche? Cambia con la cultura dell'uomo? Cioè, esattamente come le leggi dell'uomo? La legge di Dio non cambia con la cultura dell'uomo, ma si cambia in base, diciamo, chiamiamola così, alla sua agenda. Okay? Tu mi stai parlando sì, sì, sì. delle. Se mi spiego meglio, tu mi stai parlando delle 613 leggi che troviamo nell'Antico Testamento, in particolare nel, ne, 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 nei libri di Esodo, eh, Levitico, sì, numero 1,9 del, 9 del Iperno, esatto. okay. praticamente nel Pentateuco. Sì. Ok, perfetto. Noi non ci troviamo più, da un punto di vista, come dicevo, sempre teologico, non ci troviamo più in quell'era, dato che eh, quell'era è giunta alla sua fine con la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Quindi praticamente la Bibbia fa una distinzione con questo e lo chiama Antico Testamento, Nuovo Testamento o Antico Patto e Nuovo Patto. Molte di queste 613 leggi... E non erano leggi morali. Queste 613 leggi si, si dividono in tre eh, categorie o sezioni in particolare, leggi civili, leggi morali e leggi eh, rituali. Okay, sì, io sì, però, sì, sì, certo, ovviamente, perdevano tutta la sfera della, de, del, vivere, del vivere comune, della, esatto. eh, del governare, nel governare il popolo, però avevano esatto. delle conseguenze. Dov'è la giustizia sì. nel lapidare qualcuno perché ha raccolto la legna di sabato? Eh, beh, però nel caso di giustizia, qui stiamo in un punto molto relativo se parliamo in termini umani, ok? Perché, per, perché ti faccio un esempio: per noi questo potrebbe essere una cosa ingiusta, no? Per, certo, per no, noi, eh. per esempio, per, per te, ok? <ride> per te me... no? Per te è giusto uccidere qualcuno perché ha raccolto la linea di sabato? Beh. Eh. Diciamo, se, se la impongo io con la legge sarebbe ingiusta, però se invece la impone Dio, allora in questo caso eh, sarebbe, sarebbe giusta, dato che, mh, che significa questo che, dato che io ho una epistemologia limitata, ci potrebbe essere qualche buona ragione che Dio ha e che io non conosco per la quale praticamente lui può, eh, non lo so, dare una legge del genere anche se io magari non sono d'accordo. Ti sì. volevo fare un esempio sì. per il tipo di relatività che sì. noi troviamo nell'ambito nell della giustizia. Mia moglie per esempio è equatoriana e in Ecuador eh, si usa spesso eh, praticamente eh, linciare, credo che si dice in italiano anche, no? Sì. Sì, sì, sì. praticamente, ok, sì, linciare. linciare per esempio, eh, a, ah, eh, so, un ladro eh, per strada, se per esempio uno trova, non lo so, a uno che gli ruba una signora passando per strada, in molti paesi del, eh, in Ecuador, praticamente, arriva la gente del popolo e niente, numero uno, lo iniziano a colpire, eh, o con le mani, o con, non lo so, pali, o qualsiasi altra cosa, e in molti casi lo vogliono incluso uccidere e li, li, e li uccidono a molte persone, ok? Questa è una cosa che, per loro, per queste persone, non, non dico per tutti gli equatoriani, ma per le persone che eh, usano questo, questo tipo di pratica, è una cosa totalmente giusta. Ed è una cosa che, contro la quale eh, che, eh, scusa, è una cosa che la legge non fa niente. Per, eh, per togliere di mezzo diciamo, questa quest azione del popolo. Quindi, da un punto di vista equatoriano, sarebbe giusto, per esempio, fare una cosa del genere, però in Italia o qui in Spagna perché, una per, cosa del genere è ingiusta, è inumana. Perché non c'è uno Stato di diritto? Non no, eh, esatto. No, lo Stato di diritto si sì, esiste, solo che sono dei diritti non, eh, non del tutto uguali con le leggi, per esempio, italiane non si diversità. tratta di, di leggi italiane, si tratta. Non so che noi abbiamo la, la, la carta dei diritti universali dell'uomo, no? Cioè le società umane cercano uh, di arrivare a una. Sì, tranquillo. nel senso abbiamo la carta universale dei diritti umani, quindi cerchiamo di evolvere la nostra società in modo da creare leggi che eh, tendino al, al, al rispetto della vita umana, in, e quindi anche a un diritto uh -huh. di. Eh, di eh, eh, di, di, di giudizio con eh, molto articolato no? in modo che anche eh, chi eh, commette dei crimini sia in grado di difendersi si no? cerca di rispettare eh, la vita il più possibile e la, mh, e la libertà degli individui e lì mancano ancora delle cose allora secondo la legge divina noi dovremmo andare lì sterminarli perché commettono delle atrocità e stabilire eh, la, la, diciamo, la, 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 la legge di Dio No, perché nel nuovo patto questo non succede più. Ah, questo Questa... non si fa più. Okay. Esatto. Se tu apri il, il, il nuovo testamento no, da Matteo in poi, non trovi più che, eh, ci, che si faccia una cosa del genere. Perché? Ma l'hanno fatto questo... L'hanno fatto dopo? Mi hai parlato appunto del, delle guerre che hanno fatto in Sud America per sterminare le popolazioni, quello che hanno fatto dopo il Nuovo Testamento. Sì, però occhio, non stiamo parlando di un tipo di comando da Dio, non è una guerra intrapresa e con un comando di Dio. L'hai giustificata, l'hai giustificata esattamente come veniva fatto nell'Antico Testamento. No. Io non l'ho giustificata in quel senso, se parliamo, tu mi hai appena detto no, del, delle quelle fatte senso, in America Latina No, giustificata so. nel senso che hai detto perché lì comunque facevano delle cose, delle pratiche abominevoli Esattamente come è accaduto col popolo di Israele che sterminava le popolazioni di Canaan Perché commetteva delle pratiche abominevoli e quindi sì. sono andati lì E la stessa cosa mi hai detto per quanto riguarda i popoli dell'America dell Latina sì, però, occhio, io non ho detto che questa sia una cosa che la Bibbia gli diceva di fare e che loro fecero. Io semplicemente eh, ho cercato di spiegare un po' diversi punti che noi troviamo dietro a questo a, a quest evento storico. Ok, che significa questo? Che se lì non fossero arrivati i, i cristiani, ma ci fossero arrivati non lo so. I musulmani, o ci fossero arrivati gli non, non lo so, i buddisti o qualsiasi altro gruppo con una cosmovisione o una filosofia diversa, molto probabilmente avrebbero fatto un qualcosa di simile. ok? Magari potrebbero averlo fatto in modo, in modo diverso, perché ovviamente siamo persone diverse e giungiamo a conclusioni diverse in circostanze eh, come queste però sì che avrebbero fatto un qualcosa per eh, metterli fine, dato che stiamo parlando di eh, mh, popoli, di civilizzazioni, tra, sempre tra virgolette, no? eh, perché sono considerate a livello storico come eh, popoli eh, barbarici, quelli che si trovavano per esempio in America Latina fino alla, alla sua scoperta, eh, e, paragonate con, non lo so, per esempio Europa, o con per esempio me, o, Oriente Medio, Eccetera, e, lì, lì, la, la civilizzazione già esisteva, mentre che invece in America Latina eh, in quel momento non esisteva. Quindi, l'arrivo della civilizzazione in un posto dove la civilizzazione non esiste fa sì che ci sia uno scontro di cosmovisioni, e quello scontro di cosmovisione con ogni probabilità. E si arriva, si, si, diciamo che conclude in una guerra. Lo, stiamo, lo, lo vediamo oggi, no? come tu prima dicevi, esistono i negazionisti della, della guerra tra Ucraina e, e Russia. No? E, e, oggigiorno succede la stessa cosa. E, e vediamo che sia U, Russia che Ucraina sono tra l'altro civilizzazioni, non stiamo parlando di popoli barbarici. Tornando all'inferno, all perché sennò poi ci perdiamo, andiamo, passiamo da una parte all'altra, tornando alla questione del, dell'inferno, vedo che il, il tuo... Ti eh, ho fatto l'esempio della, della legna di Sabato perché quella era una legge, e tu mi hai detto: Se quella legge la do io, sì, la posso trovare ingiusta, ma se la dà Dio, no. Questo mi sembra una maniera molto acritica eh, mm -hmm. di vedere la questione. Cioè, perché semplicemente c'è un dittatore che dà una legge, e indipendentemente se quella legge sia giusta o no, semplicemente per il fatto che quella legge l'ha data il dittatore è mm -hmm. giusta. Eh, come la dà l'imperatore eh, divino il, il re Dio in tutte le epoche umane? Se quella legge viene data con eh, la parvenza divina, indipendentemente se quella legge sia stupida, immorale, brutale eh, no. o completamente senza senso, ah no, l'ha detta lui, quindi, quindi deve essere giusta per forza. Mm -hmm. no. È una maniera assolutamente acritica di vedere le cose. Non, 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 ti, puoi, è una domanda, non ti puoi permettere di, di farci un ragionamento sopra e di dire no, sta cosa non c'ha proprio senso. Sì, ovvio che puoi farlo. Io, per esempio, personalmente l'ho fatto. All'inizio è una cosa che ho trovato un po' senza senso. Spesso ho, visto delle, ho letto delle cose nella Bibbia con le quali non, non sono stato d'accordo. Ovvio che uno quello lo può fare, però... Però credo sei che... arrivato a, a, a giustificare, diciamo, a trovargli eh, eh, una motivazione eh, che ti permettesse di continuare a credere nel Dio in cui credi? Eh, diciamo che non esattamente, credo che quella, la conclusione alla quale sono giunto io, credo che è una conclusione alla quale tu non, è, non sei giunto, qui abbiamo una, una, un modo diverso di vederlo. Tu vedi Dio come un qualcuno che eh, può essere giudicato da noi, ossia eh, che uno gli può dire no, lo stai facendo, questa cosa la stai facendo bene o questa cosa la stai facendo male, usando dei valori morali che tra l'altro li, li abbiamo tutti gli esseri umani proprio grazie a lui. Quindi non è che noi creiamo questi, no, questi sono valori morali. Questo, sì, non sei d'accordo, però filosoficamente, filosoficamente parlando nell'ambito dell'Accademia, i, filo i filosofi della religione atei non riescono a giustificarlo, però questo sarebbe un'altra un questione. Quello che io ti volevo dire è che praticamente tu lo vedi in questo modo, io invece lo vedo mh, da una prospettiva diversa. Secondo me, dalla mia prospettiva, lui è Dio, ossia sì, lui appartiene un'altra categoria, quindi quello che tu saresti facendo in questo caso è un errore di categoria. Tu stai portando a Dio, lo stai, lo stai portando al nostro piano e lo stai, lo stai facendo uguale. Con, in, in quanto a condizione con gli esseri umani, mentre che invece da un punto di vista cristiano Dio appartiene a un'altra categoria, noi riceviamo la vita come partecipazione participa, della sua propria vita, del suo proprio essere e dato che lui è eh, colui che dà la vita, è il, diciamo, il, colui che la possiede, noi praticamente dipendiamo da lui. E, da, e quindi se lui in un determinato momento decide di riprendersi quella determinata vita che gli appartiene o di continuare a darla. Questo non è una cosa assolutamente ingiusta. Perché? Perché è una cosa sua e decide lui con le cose sue, così come per esempio io decido con le cose mie, se io, per esempio, a te ti do, non lo so, eh, che, che ti do questo telefono, il mio telefono. Eh, però non ti, no, non ti sto dicendo: guarda, questo è tuo, ok? Semplicemente te lo do. Io, dato che è mio, me lo posso riprendere quando io voglio. E il fatto che io me lo riprenda, non significa che io stia facendo un'ingiustizia? Perché? Perché il telefono è mio. Mi appartiene a me, non ti appartiene a te. Questo è nel caso della vita: Dio appartiene a una categoria diversa, una categoria elevata. Noi esistiamo perché Lui esiste e perché Lui ha voluto che esistessimo. Okay. Quindi questa è la differenza. Sì, sì, vabbè, ovviamente la mia visione è il contrario, è Dio che esiste perché noi esistiamo, dato che siamo i creatori del, eh, del, de, di Dio eh, in tutte le sue forme, in tutte le sue epoche, eh, in, in tutti i suoi nomi. Eh, per quanto riguarda la morale, la spiegazione della morale, eh, io non credo che non, sia, non siano riusciti a spiegare la morale, è talmente semplice, la morale umana eh, si tratta innanzitutto di anche di empatia eh, che esiste anche a, li a livello, a livello eh, ehm, chimico, eh, a livello biologico, La, cioè, il, il fatto che l'essere umano abbia sviluppato una morale è talmente semplice: si, eh, si è sviluppata per permetterci di vivere eh, e di prosperare in maniera pacifica. Ti eh, crei una morale, le leggi, l'evoluzione, la carta dei diritti dell'uomo, tutto quello che si è creato che ha migliorato eh, la, la civiltà umana nei paesi più eh, uh -huh. civilizzati, diciamo così, eh, uh -huh. eh, sono cose che sono avvenute per permettere eh, di vivere le persone eh, in pace tra di loro e di prosperare. Eh, non non c'è bisogno di Dio per fare questo. Mm -hmm. e soprattutto Beh. poi dovremmo ringraziare più che Dio eh, il fatto che siamo arrivati a un determinato tipo di civiltà dovremmo ringraziare l'illuminismo più che Dio come dicevano in chat mm -hmm. sì però la prima però... aspetta mm -hmm. volevo sì. concludere scusami, scusami eh, sì. Eh, sì. Eh, il, no no cioè, perché mi ero fermato però volevo dirmi rapidamente questa cosa mentre parlavi il fatto di eh, le diverse categorie eh, sì. cioè abbassare Dio ad una categoria eh, io la vedo in maniera completamente diversa cioè la mia morale eh, trovo che la mia morale di essere umano sia infinitamente superiore alla morale di Dio per come viene descritto e per come viene presentato, ma indubbiamente uh -huh. proprio, e questo penso lo possono dire anche eh, molti di quelli che ci stanno seguendo che stanno ascoltando questi, eh, questi discorsi. Eh, volevi dire qualcosa su, su, su questa cosa sì. qui? Poi volevo passare un'altra questione al volo. Prima che, che chiudiamo, vai. Ok, sì, vede che vabbè, alla fine non so, magari non, non riusciamo a parlarne bene in questa live, sarebbe una cosa interessante. Beh sì, ovviamente lunga. il discorso è talmente lungo. Però quello che ti voglio dire è che ti potrei rispondere senza problemi ora, però prima di poterti rispondere, per capirlo meglio, ti voglio chiedere a che, che tipo di posizione filosofica hai tu riguardo alla morale. Qual è la tua posizione filosofica? Ma non ho una posizione filosofica, ti ho spiegato come com no, la sì, morale antropologicamente si sia sviluppata sì. e sia... Questa per definizione è un'affermazione filosofica, quindi in realtà è autorrefutante. Praticamente, non lo so, tua... nell'ambito nella, nell della morale, nello studio della morale, l'axiologia, la, esistono diverse posizioni, ok? Oggettivismo, eh, non lo so, convenzionalismo, eh, soggettivismo, eh, non lo so, culturalismo, eccetera sono pragmatismo, ci sono diverse posizioni quindi quello che io ti chiedevo è qual è la tua, qual è la tua posizione riguardo alla eh, morale, non, non chi con... lo stabilisce? Sì, non, non conoscendo tutte queste posizioni qui non posso risponderti a quale corrente eh, io mi riferisca io te lo posso dire ehm, eh, parlando di, eh, di antropologia cioè di come sì. questa cosa appunto, naturalmente eh, si sia venuta a creare e sia migliorata con il tempo beh in realtà, antropologicamente, troviamo che non ha molto senso la morale, dato che, per esempio, se noi lo vediamo in termini evoluzionistici, non lo so, l'essere sposato solo con una persona, no? nel caso del matrimonio monogamo, per esempio, che è quello che eh, noi troviamo nel mondo occidentale. L'essere sposato con una persona non ha nessun vantaggio a livello evoluzionistico, quindi in realtà non ha senso, non, non sarebbe ragionevole, perché? Perché la evoluzione come si muove attraverso la selezione naturale, questo implica il doversi riprodurre in una quantità elevata in modo tale da poter far sì che la mia progenie, abbia più probabilità di poter sopravvivere, quindi in realtà antropologicamente parlando io dovrei avere rapporti sessuali con tantissime donne in modo tale da poter incentivare la crescita della mia progenie. Quindi antropologicamente parlando in realtà non troviamo nessuna risposta né all'inizio né nemmeno alla, allo sviluppo della morale questa è una cosa tra l'altro che abbiamo proprio come diceva all'inizio grazie al cristianesimo con tutti i diversi principi filosofici che ha portato avanti il, il mondo soprattutto, soprattutto il mondo occidentale oggigiorno con tutte le diverse leggi con la, incluso i diritti i diritti umani esistono grazie alle leggi che il cristianesimo ha iniziato a proporre nel primo secolo d.C. Ma se il cristianesimo bruciava le persone in piazza, come puoi dire questo? Allora non ha senso come l'esempio che hai fatto tu. Tra l'altro, non ha molto senso anche l'esempio della monogamia. Eh, a parte che io ti parlo di un percorso, eh, eh, parlando di antropologia, ti parlo di un percorso, è ovvio che in quel percorso ci siano un'infinità di fattori eh, che possono influenzare il, ad esempio il fatto della monogamia o della poligamia, però eh, non, ha, non ha senso nemmeno metterci Dio di mezzo, ci sono delle specie in natura che sono monogame e allora come, come la può inserire Dio lì eh, o farmi il discorso dell'evoluzione ehm, della del, delle, 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 dell quello che eh, conviene di più a livelli di prospera, prosperazione della specie, se ci sono delle, degli animali in natura che sono monogami. Mm -hmm. No, quindi non ha, non ha molto senso infilarci sì. Dio lì. Beh, infatti, io non ci sto infilando Dio qui, io semplicemente stavo seguendo il tuo ragionamento, dato che tu stavi parlando in termini antropologici, immagino, capisco che eh, per quanto riguarda la cosmovisione eh, evoluzionista, ok? Non, non, non so se, se magari tu eh, segui un altro tipo di. Di, di, di posizione in quanto alla parte biologica degli esseri umani, no? le, come, come è iniziato, co, iniziato l'umanità, diciamo in generale la vita, però in particolare l'umanità, eccetera. Non lo so, immagino, magari ho detto, ho detto male e, non, e tu non sei evoluzionista, non certo, lo so. Che, certo che sono evoluzionista. Ok, so. allora, per, per quello io semplicemente stavo seguendo il tuo ragionamento antropologico e l'antropologia ovviamente in questo eh, si basa anche sulla biologia. Quindi, eh, come dicevo qui, in realtà io in nessun momento ho messo Dio eh, nel, in questo ragionamento che è semplicemente stato un seguire il tuo ragionamento. Eh, però, nel senso, io ti ho, ti ho detto che non, non c'entra niente quello che hai detto tu sul fatto della poligamia e della monogamia. Eh, anche perché ti ho detto, ovviamente ci sono diversi fattori che influenzano le civiltà umane, non è solo una questione biologica. Eh, ah, okay. e, e poi il fatto che in natura anche esistano delle specie monogame, eh, uh -huh. questo comunque con, confuta la tua. Eh... No, perché sono delle, sono delle particolarità, sono delle eccezioni alla norma. e L'eccezione alla norma conferma la norma, conferma. La regola non è che la invalida, quindi in realtà non, non, non confuta quello che io ho appena detto. E quello che io dicevo praticamente eh, stava presupponendo che, mh, per esempio, in quanto a morale per quello che ho fatto l'esempio, per quello che ho specificato che soprattutto nei nostri paesi occidentali per quanto riguarda la morale si vede che la, la, il matrimonio, quando, quando parliamo di matrimonio e per quello che io ho specificato anche a questo punto, matrimonio in genere è monogamo, non, non ci sono matrimoni che eh, almeno da un punto di vista eh, legislativo no, il matrimonio dovrebbe essere monogamo È per questo che se per esempio io gli sono infedele a mia moglie o lei a me, dove, dove, dove arriveremo? Con ogni probabilità al divorzio? Perché? Perché nel matrimonio uno vuole che il suo partner e sia solo per lui e non che vada in qualsiasi altro posto a non lo so a, a, ad andare a letto con altre con altre persone e perché lo percepisce in questo modo perché, perché eh, evidentemente crede che quella sia la cosa giusta che quella sia la, la, la parte della morale dell'essere umano e quindi questo no, che quello spiega... è semplicemente un retaggio culturale che abbiamo appunto grazie anche al, al cristianesimo questo no, non si può dimostrare in realtà perché la cultura, come tu dici, sì, ovviamente va cambiando, però come fai tu a sostenere eh, quale era, quale epoca della cultura sia giusta e quale non sia giusta? Quindi quello praticamente, un po' quello che tu mi stai dicendo mi fa capire che la tua posizione filosofica è quella del convenzionalismo, ossia che se lo Stato eh, o magari quella del culturalismo, che è se la cultura... Quindi o Stato o cultura sostengono che una determinata cosa sia buona e un'altra cosa non lo sia, giusta o sbagliata, allora quello è giusto e quello è sbagliato. Ossia non c'è un tipo di valore oggettivo che sta sempre lì, che rimane durante il passare del tempo e che non importa se lo Stato decide che tale cosa, non lo so, è, è un crimine o tale Ma... cosa è giusta o tale cosa è sbagliata ma è esattamente quello che tu fai in realtà è quello che tu fai con Dio perché con il semplice fatto che Dio dice quelle cose lì non importa se siano giuste o se sono sbagliate l'ha detta Dio quindi sono giuste per forza No. come uccidere chi raccoglie la legna di sabato no in, perché in questo caso sì staremmo parlando di un dittatore però sì, le cose non sì. è che sono, che sono il bene e il male non è che sono bene e male perché Dio dice che sono bene o che sono male ma perché lui è l'essenza del bene e il male esiste perché? perché il male esiste proprio dove c'è assenza di bene il male non è altra cosa che assenza di bene quindi dato che Dio non è che dice questa cosa è buona questo è il bene, Dio è il bene e quindi quando noi studiamo le qualità di Dio e vediamo cosa è il bene, qual è la, la qualità massimamente suprema del bene e poi vediamo quello che succede nella realtà, allora lì è quando troviamo che esiste il male perché, perché la gente non fa non, le, su, le loro azioni. Io, e io mi ci includo ovviamente, non eh, si aderiscono al bene che è l'essenza di Dio. Ma Dio stesso, eh, perdonami, nella Bibbia dice di essere fautore del male. Lui è fattore del male, e fattore del bene. Tutto avviene perché Lui è il Signore. Indirettamente. Indirettamente sì. Direttamente non lo dice però, indirettamente lo, 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 lo devi dire tu per far combaciare la tua idea di Dio. Ma Dio non no. lo dice indirettamente. Se tu usi er un'ermeneutica appropriata lo puoi capire in questo modo, ti faccio un esempio. Per eh spiegare. no, 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 io l'ho capito, nel senso sì, io ho capito che tu usi un'ermeneutica appropriata per fare appunto, per far combaciare la tua, idea di, la tua idea di Dio al Dio che viene descritto in quel libro. Perché quello che Dio... Dice Dio in quel libro, non è il Dio che tu hai in mente, lo devi, eh. devi andare a interpretare, devi andare a stravolgere quello che quel testo ti porta per mm -hmm. poterlo far combaciare alla tua idea di Dio. Ti faccio un esempio, Vai. ti faccio un esempio per spiegarmi. Se io ti dicessi, prima stavo, non lo so, per esempio, stavo sul raccordo, stavo in macchina e all'improvviso è passata accanto a me una macchina volando, andava alla velocità della luce. Che, che, che capiresti tu eh, che uomo del qualcosa, secolo XXI che avevi fumato qualcosa proprio. o che magari stavo semplicemente usando una metafora per dire che quella macchina è passata velocissima accanto a me che è stato VOOM una sì, cosa del genere va bene, ma se tu dici eh, se fai questo ti ammazzo io faccio... non, non è una metafora, eh, cioè le metafore non vengono utilizzate in quel modo lì e anche il popolo sì. ebraico non è che utilizzasse questo tipo di metafore eh, nel, nel suo modo di scrivere all'epoca nel suo contesto storico eh, quando le, gli fanno dire addio. Io sono il creatore dei cieli e della terra, tutto quello sì. che accade, accade perché io lo voglio. Io sono il eh, fautore del mare del bene, delle, del be della sciagura, delle tenebre. De Lì è perché quella visione di Dio era una visione che tutto accadeva perché Dio lo voleva e lo faceva. Tant'è sì. che quando tu leggi la Bibbia e noi la leggiamo, quel uh -huh. Dio non presenta una morale, è un'autorità, è un, è un eh, come viene presentato nella Bibbia. è... Un, eh, è un eh, imperatore è un uomo, è un capo è un, capolo, è un capo di un esercito mm -hmm. e eh, amministra la sua giustizia come e quando vuole, nel bene e nel male, pratica e provoca sia il bene che il male, il bene e la sciagura questo mm -hmm. è presentato quel Dio lì. Poi, se tu hai un'idea di Dio diversa, ovviamente devi andare a fare eh, l'interpretazione del testo sacro. Perché altrimenti quel Dio da lì non ci esce, quel Dio che pensi tu. Non no, l'interpretazione la fai anche tu, l'interpretazione la stiamo facendo, per esempio, anche adesso tu e Dio, No? E le parole che io uso, le parole che tu usi, il mio linguaggio. No, no, io non sto interpretando. Se tuo... la Bibbia mi dice che Dio fa quelle cose lì, io dico, ok. Per me Dio fa quelle cose lì, non eh, è un'interpretazione. Sì, è un'interpretazione. E no. puoi, puoi andare. Puoi andare a, a ti, faccio, ti faccio solo una domanda, non lo so, eh? è una domanda ne neutra. Hai, hai studiato ermeneutica? Sì. Sì? Sì, hai, in maniera autodidatta, però sì. Non okay. ho degli studi, non ho... Aha. no, okay, ok, perfetto, sì, no, sì, no, non cioè... mi riferisco a... Ehm, se l'hai studiata in qualche università, ok. No, no. no ok, che, no. che cos'è l'ermeneutica? Eh, l'ermeneutica, appunto, è l'interpretazione, andare a vedere il, il, il testo, il contesto, è tutto, è lo studio del testo in, in tutta la sua... Come dire tutti i suoi contorni no? Aha, esatto esatto. Quindi ogni qualvolta che uno legge un testo, soprattutto un testo dove che non è stato scritto ieri eh, che era ieri 26 no? De, sì, sì. ieri de sabato 26 di de, de febbraio del 2022. Ma un testo scritto eh, dipendendo da qual è la tua posizione, se fu nel 1500 avanti Cristo, o se fu nel 500-400 avanti Cristo, stiamo parlando parlando di eh, una cultura totalmente diversa, di un modo di pensare totalmente diverso? Assolutamente sì, ma è, certo è importantissimo il contesto storico, io lo, fa, io lo faccio sempre presente, ah. il contesto storico in cui è stato scritto, la cultura, quindi. va vista la cultura del tempo, eh, il, il contesto sì. storico, tutta la situazione che c'era anche nel contorno, eh, tutte queste cose vanno viste ovviamente. Esatto, e quindi io, questo... Scusami, sì, no, 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 così. no, 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 vai, eh, mi stavi dicendo. No, sì, quindi che ti volevo dire? Quindi questo che significa? Questo significa che quando tu vai alla Bibbia stai facendo un'interpretazione del testo, sia quale sia la tua conclusione, sia se tu la vuoi capire in modo letteralista o se tu la vuoi capire in modo letterale o se tu la vuoi capire in modo, non lo so, figu figurativa, eccetera. Tu stai facendo un'interpretazione. E Questo non significa che necessariamente quell'interpretazione fatta da te, fatta da me, fatta da qualsiasi altra persona, sia necessariamente quella giusta al 100%. Le interpretazioni che cosa sono? Se, se, sono praticamente delle conclusioni probabilistiche di cosa eh, appunto, sia probabilmente quello che Dio abbia voluto dire eh, in quel determinato momento. Quando tu vedi che Dio, per esempio, dice: ah, okay, ok: no, no, ti sono d'accordo. Quindi tu sei possibilista, cioè, nel senso, anche la vostra È un'interpretazione eh, esatto. quella che fate, quindi tu sei anche cioè possibilista anche per il fatto che in realtà, grazie Chris, grazie del follow. Che in realtà quel dio in realtà nemmeno esiste perché tu non lo sai effettivamente. Stai facendo un'interpretazione di quello che volevano dire gli israeliti, no? In eh, quindi in realtà, in, in può, essere, no. può essere pure che in realtà si stavano avventando a galla semplicemente per giustificare esatto. dei fini politici eh, e, e culturali e nazionalisti in quel tempo lì, esatto. Esatto, io per esempio sono diventato cristiano non perché eh, qualcuno è semplicemente venuto e mi ha detto "Guarda, la Bibbia dice che Dio esiste e niente che Gesù Cristo ti vuole salvare" eccetera eccetera e quindi di, diventa cristiano, convertiti in cristiano. Io ero agnostico e mi sono convertito in cristiano e dopo aver portato avanti una investigazione professionale riguardo sia alla filosofia della religione che poi in particolare soprattutto nel, nel caso del cristianesimo de, de, della Bibbia. Quando tu vedi che per esempio Dio nell'Antico Testamento ti dice che poi tu il problema più che altro vedo che ce l'hai con l'Antico Testamento, almeno finesso il Nuovo Testamento non è menzionato quasi per niente. Eh sì, Però con ordine, <ride> è, 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 però è importante capire prima il vecchio prima di passare al nuovo, Giusto. perché altrimenti non, non, non regge. Giustissimo, ti faccio un esempio, ok? Ti faccio un esempio, eh, non lo so, nell'antico, in Genesi 1, no? se sei stato Deuteronomio prima avete iniziato da Genesi 1, sì, sì. immagino, ok? Ok, quando tu stai in Genesi 1 e vedi che, non lo so, per esempio 1.14, Dio di nel quarto giorno creò il sole, la luna e le stelle. E uno potrebbe dire che stupidaggine è questa, che sciocchezza è, perché com'è possibile che la Terra già esisteva e il Sole è iniziato ad, esist ad esistere dopo. Quindi qui la Bibbia sta dicendo una falsità, ok? Un tipo di interpretazione però non è l'unica e soprattutto non è la più adeguata. Perché? Perché quando tu tieni in conto tutto il contesto, vedi che finalmente in realtà lì non è che Dio in quel momento creò. I diversi astri, ma che in quel momento fu quando dalla, dalla Terra, dal nostro pianeta, si iniziarono a poter vedere. Quando tu poi vai alla scienza a vedere le diverse evidenze scientifiche che ci sono, trovi che, che cosa ti permette di, 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 di avere una, una eh, atmosfera. Eh, un'atmosfera. Ah, ah, la parola. Mh, trasparente: un'atmosfera ah, okay, trasparente. Okay, okay. La presenza dell'ossigeno. Ok? Quindi l'evidenza scientifica cosa dimostra? Che eh, alcuni milioni di anni fa la, la, la presenza dell'ossigeno nella, no nella nostra atmosfera non esisteva e che poi ci sono state delle diverse ossigenazioni nella nostra atmosfera che hanno fatto salire sempre, che, che, hanno, che hanno permesso, l'ossigeno nell'atmosfera è quello che per, ha permesso che l'atmosfera la, prima passasse a essere traslucida sì, e poi okay. finalmente. Quindi, okay, questa, quindi... Questa, questa è la tua interpretazione per eh, dare eh, un valore scientifico, ad uno scritto di migliaia di anni fa, tra l'altro anche eh, eh, influenzato dalla, dalla religione di altre culture, eh, questa è la tua interpretazione per dargli una giustificazione scientifica, quando invece c'è una spiegazione molto, molto semplice. Eh, dato che quel testo dice delle cose che eh, le scritte come sono non hanno alcuna, alcuna niente di scientifico eh, la spiegazione è semplice è semplicemente che siccome erano dei popoli ignoranti non avevano idea di come funzionassero le cose le hanno scritte per come le immaginavano per come le vedevano mi sembra eh, il famoso rasoio di Occam no eh, sì. questa è semplicemente la spiegazione più plausibile eh, piuttosto che andare a fare <ride> 10.000 no, oh, perché in realtà volevano dire no no è che, è che quello che io ti sto dicendo in realtà quando tu vai al, al versetto 14 del capitolo 1 non trovi la parola che Dio creò eh, gli astri tu non okay. trovi quella parola sì, ad, esempio, Quindi... ad esempio Dio crea le piante eh, la, la flora prima del sole cioè proprio vaffanculo alla fotosintesi no perché... quello è quello che ti sto dicendo quando, eh, quando esisteva, l... quando esisteva qua, qua, in che momento dice che, che, che fu la luce in che giorno nel primo oh. giorno e la flora e la, e in, che, in che giorno invece? Nel terzo? Sì, ma Quindi, il sole l'ha creato dopo. No, se sì, sì, tu vai, apri, apri la Bibbia, troverai che non dice che Dio creò il sole, ma che Dio dice che esista. La parola ebrea. La parola eh, sì. Ebrea sì, sì, è sì, okay, è non, è, non è creata perché non c'è il termine creazione. No, sì, c'è il termine creazione. Se tu, per esempio, eh, analizzi il primo versetto, Dio nel principio creò i cieli e la terra. La, la parola ebrea che li troviamo è bara, è quella barab, che invece sì, è vero. che troviamo nel versetto. Ah, quindi l'ha spostato, diciamo. Cioè, non prima da un'altra parte e poi l'aveva messo lì. Che senso dire? Che, che senso ha dire, eh, ok, adesso il Sole esiste se l'aveva creato prima. No, è quel, è, no quella, è la, quella è la questione, che così è come viene tradotta, purtroppo è una traduzione non del tutto buona, non del tutto accurata, quella che abbiamo nelle nostre Bibbie oggigiorno, però la parola che noi troviamo lì nel versetto 14 non è creare, non è nemmeno esistere nel senso che prima non esisteva ed ora si esiste, ma è un, la parola più corretta tradotta all'italiano sarebbe comparire. Per esempio, in questo caso, dalla nostra, da una prospettiva di una persona che sta qui sul nostro pianeta, Vede che la luce inizia a vedersi, uno dice che sta comparendo la luce, come per esempio noi diciamo esce a che ora, a che ora ehm, eh, non lo so, per esempio tramonta il sole, non lo so, alle 6, alle 7, alle 8 della, de, 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 della sera, però in realtà non è che tramonta il sole, non è che il sole è quello che si muove. Però dalla nostra prospettiva sembrerebbe che è così, e Genesi non sta usando un linguaggio scientifico, ma semplicemente un linguaggio logico. Quindi okay. questo è, que è semplicemente un esempio che ti volevo fare per, 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 per spiegarti che per esempio quando Dio dice sì, guarda, io sono l'autore del bene e del male, sta parlando, sta, non, non sta parlando in un modo, ehm, in un modo diretto, ok? O, o, o diretto o indiretto, uno potrebbe. dipende da come lo capisce. Lui per esempio è l'autore del bene e del male in che senso? Beh, per esempio, se uno dice nel senso che ha dato, gli ha dato agli esseri umani il libero arbitrio, Beh allora sì, diciamo che uno potrebbe dirlo in questo modo, però non perché lui è chi fa il male, ma perché lui gli ha dato libero arbitrio agli esseri umani e questo implica la possibilità ma, di fare il male. Ma dov'è il libero arbitrio se stermina le persone che non fanno come dice lui? Quello non è libero arbitrio. Però non è quelle che non fanno come dice lui, te lo ripeto, quante volte. No? Raccogli, non, ti ripeto, se non raccogli la legna di sabato, devi, devi lapidarlo a, a morte. È una, Beh, legge, è, quel, è, una legge è una legge che non ha alcun okay. senso che non ha assolutamente alcun per te, senso per, ha, per, per un essere umano no eh, per te, io sono eh, un altro essere umano e non sto dicendo perché, che, che non per, abbia senso tu non, tu non puoi, tu non dici che non abbia senso tu dici, non, tu non, non ne prendi in considerazione il fatto che abbia senso o non abbia senso tu dici l'ha detta Dio quindi deve essere giusta per forza quindi tu non stai no. Eh, eh no ha detto prima siccome lo dice Dio deve, deve avere per però forza però stai parlando di due cose diverse. Una cosa è dire che ha senso, un'altra cosa è dire posso essere d'accordo non essere d'accordo o quello che è lo stesso no, no, che io, è giusto o ingiusto. No, no, io dico proprio una cosa che non ha assolutamente eh. senso. Eh in un momento perso. Sono perso, sono perso. <ride> no che dicevi per, 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 per l'umanità non ha senso una cosa del genere, eh, del, quella di, di, di sterminare e eh, uccidere eh, un esatto, persona Esatto, no? eh, Del libero arbitrio, ah, sto parlando del libero arbitrio sì, appunto, eh, quello non è il libero arbitrio, se tu mi imponi una legge eh, completamente autoritaria, non mi, neanche spieghi, neanche spieghi perché è giusto o sbagliato farlo, quindi non stai nemmeno educando tu come Dio eh, che dovresti educare... Eh, tu non stai detto solo, sta cosa la dovete fare appunto, altrimenti vi ammazzo, vi faccio ammazzare. Dov'è il no. libero arbitrio? Vedi che non stai, no, non stai, non stai facendo un'ermeneutica un appropriata del testo. Perché? Perché quando, che in che momento lui dice che non si deve raccogliere, per esempio, la legna? Perché il sabato era il, il giorno sabato. dedicato al Signore, no? Ok, perfetto. Quindi il senso, se tu vedi che il sabato era un giorno sacro, allora lì sì, il senso c'è là. Perché? Perché il sabato aveva lo scopo di essere, come tu dici, dedicato al Signore e questo cosa significa? Fare una, una, determinate pratiche che erano sacre, per esempio l'adorazione a Dio, e non fare pratiche che invece erano ehm, comuni, che si potevano fare durante il resto della settimana, come, non lo so, per esempio raccogliere la legna. Oggigiorno la gente in genere, eh, per esempio, riposa il fine settimana, poi dipende dal tipo di lavoro che uno ha, magari riposa durante la settimana, però la questione è che il riposo ce l'ha. Quindi lì c'è un altro motivo. Il fatto di dover Sì, Ma, se riposare. vuoi andare a lavorare di domenica, nessuno ti lapida a morte. Sì, io sto, io sto facendo un altro discorso: quello della, del bisogno che abbiamo come esseri umani di riposare. E da un punto di vista scientifico è stato dimostrato che l'importanza di riposare almeno una volta a settimana, un giorno su sette? è importantissimo per noi che poi uno se vuole può lavorare tutto un mese senza riposare in nessun momento poi però che ti succede se, 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 se fai una cosa del genere come, come finisci? No, puoi lavorare, ne, puoi, lavorare sì, eh? puoi lavorare in un giorno sacro e non lavorare in un altro giorno senza che nessuno ti lapidi a morte perché se qualcuno eh, ti lapida a morte se tu non fai quello che ha detto lui non no. è libero arbitrio è dittatura ha un termine questa cosa qui si chiama dittatura <ride> Beh, te l'ho spiegata prima. Tu, vedi che, tu credi che sia dittatura perché non tieni in conto la differenza della categoria. Dittatore è un altro essere umano che vuole imporre su un altro essere umano, quindi, un qualcuno D che è dittatore pari. dittatore divino. Allora, lo lo, 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 lo ricategorizziamo no? a parte gli scherzi. Eh, eh, di, siamo già a due ore. Tu quanto? No, sì. beh, sono le sette e mezza. Un sette po me dobbiamo andare a mangiare mezza, sì. peccato perché volevo anche. <ride> no, perché vole... poi eravamo, parlato, eravamo andati a parlare dell'inferno e dei peccati. Allora mi interessava parlare anche del lato eh, friccicoso del lato sessuale sui peccati sessuali, mm -hmm. però non ci abbiamo tempo. Non ci abbiamo tempo, <ride> già due ore e mezza. Poi no, perché sennò anche lì il discorso. È lungo tanto, comunque, non è che si finisce mai di parlare. Comunque, non è, no, che, certo. se, non è che sono io qui a, a far cambiare idee a te o tu a far cambiare idee a me. Sono semplicemente due visioni completamente opposte, eh, inconciliabili. però ecco, se ne può parlare anche senza insultarsi o, o odiarsi. No? Penso Giusto. che su questo converrai con me, cioè, eh, d'accordissimo. La eh, sfera sessuale interessante, certo, Cordoli, eri, eri qui apposta. in mezzo. <ride> Va bene, Michele, io, io ti ringrazio comunque per la disponibilità. Perché comunque sapevi di essere in un diciamo, nella tana del lupo, tra virgolette, cioè nella parte <ride> di, di quelli che, che perché... non erano assolutamente. Non la pensavano come te. Quindi il, ha già il fatto che di essere venuto a confrontarti. È un punto a tuo favore. Non tutti sono disposti a, a venire ad un confronto. Che poi non è, non è, non è un attacco, non è, una, è semplicemente eh, parlare del modo diverso di vedere le cose e metterle sul piatto, metterle sul piatto della bilancia, no? Eh, perché, comunque, non è che stiamo a appunto, come dicevo prima, a cercare di far cambiare idea l'uno all'altro. Stiamo semplicemente portando a chi ci ascolta eh, il nostro modo di vedere le cose. Eh, le metti lì sul piatto, poi la gente vede e valuta. Certo. Va bene, quindi io ti ringrazio, davvero grazie per aver partecipato, per essere stato un mio ospite, magari se, eh, se ti va, se ne hai voglia, se ne hai piacere, eh, ne faremo un'altra per continuare appunto discorsi e cose che non abbiamo toccato, magari anche con eh, temi scelti da te, oggi diciamo che era tema libero, era più che altro una chiacchierata così in generale. Uh -huh. Va bene? Certo sì, anzi io ti ringrazio a te per, per l'invito, eh, per, per la tua disposizione. E per il rispetto, anche perché alla fine è stato un dialogo molto interessante e rispettoso. Quindi sono contento anche di questo. E niente, sì, senza, senza dubbio. Ma la prossima volta, magari, ah, quando special. ci organizziamo. Devo chiedere scusa a Conchi perché c'è Conchi, Conchi. non penso che ti abbia anche contattato se non sbaglio, Conchi è il principe del male, eh, sì. su... eh, lui anche fa parte del podio di Cicerone con Osa Sapere che è il programma in cui si fanno i dibattiti è da prima che mi dice sì. non mi hai cagato per niente, <ride> eh, è, tutto, no, è tutto un complotto anti-Conchi, no? scusami Conchi ero preso dalla, eh, dalla, dalla conversazione, quindi sì, Conchi fa parte del Osa Sapere, penso che abbia anche contattato, non so eh, se per averti ospiti... Da lui e, e il podio di Cicerone esiste anche grazie a Conchi. Là. Va bene, Conchi. Ok, ho fatto il, il mio. Grazie, Conchi. Scusami. Anzi, mi fate uno shout out a Conchi del, del canale Bit di Giochi ai videogiochi, Michele? No, ok, eh, Conchi ha un canale Twitch. Ah, lo sei fatto, ok, perfetto in cui portano videogiochi retro game e più che altro anche spesso giochi molto vecchi. Ah, e, e niente, allora grazie ci, Michele, ci rivediamo magari alla, a una prossima live organizzata, certo. d'accordo? Perfetto, grazie. Grazie a te. ancora e buona cena Michele. <ride> Altrettanto, un saluto. Ciao, ciao, ciao. ciao. Allora, fatemi chiudere, Ui. ok, conversazione sky chiusa, gioca a Dante. Ah eh sì, c'erano pure le domande. domande. C'erano un sacco di domande, è vero. Rick, eh? eh? Aveva fatto un suggerimento in chat. Chi? Ricanter. Ah. Uh, le domande che non si riescono a fare all'ospite scrivetele in un post quando ricaricate ricaricherete. Ah, ok, se è giusto. Su YouTube magari l'ospite può rispondere. È giusto, ragazzi, non so se Michele ancora ci sta ascoltando. Quando ricarichiamo la live eh, su YouTube, tu le domande te le sei segnate? Sì, ovviamente non sono riuscita a segnarle Allora, ragazzi, sì. Oggi io... siete stati Monelli. Eh! Molto se... Monelli. Senti, io non eh, l'ho visto perché eh, tu, eh, tu cancellavi subito eh, quando c'era qualcosa da non leggere. Monelli. Siete stati Monelli, la regia vi sta ricordando eh? Allora, ragazzi, quando carico la live poi su YouTube, ovviamente la vedrete e le domande che non abbiamo potuto fare questa, eh, oggi, perché comunque ormai sono le sette e mezza, se no, se poteva andare avanti fino ai dieci di sera, eh, le, fa le, fate sotto, le fate sotto il canale YouTube. Io tanto Alberto Michele quando carico il video, così lui volendo, se vuole, può risponderti può rispondervi. Allora, io non so niente eh, non sono un buono guaglione eh, noi della stazioni spaziale ci siamo comportati benissimo io mi sono sfogata in sacrestia per non fare la monella. È tutta colpa del padre che invita questi ospiti. Ci avete messo a dura prova una prova di fede, una prova di fede. Uh, ok, ragazzi, è stata è stata tosta, tosta sotto un certo punto di vista. Eh, però sapete che l'intenzione mia quando porto eh, ospiti che mh, si discostano in maniera anche abbastanza. Plateare dal, dal nostro modo di pensare dalla la nostra visione delle cose è quella di eh, non rompergli troppo i coglioni. Ok? Eh, quindi è giusto che lui abbia modo di eh, dire le sue cose anche con le domande, le, le incursioni logiche eh, che tento di fare, e lui abbia modo di spiegare qual è la sua visione delle cose. Perché lo scopo è mettere appunto sul piatto. Eh, come la vedo, eh, come quello che penso, anche con le... Io vado a cena fuori, ciao a tutti, ok, scusa Conchi, eh? va bene, allora l'ho fatta la, la marchetta Conchi, eh? okay. Oh, okay. <ride> Grazie Conchi, buona cena. Eh, <coughs> quindi diciamo lo scopo è, è questo qui, sì ma poverino, è l'uso col il prosciutto sugli occhi. Eh, padre, ma come fai a mantenere la calma? Eh, no, beh, io ho, sp ho spiegato quello che secondo me eh, lui fa, è, è, un, è un tipico e chiaro processo di dissonanza cognitiva. Eh, quello è. Eh, no, no, no. Davvero una super live, padre, complimenti anche all'ospite, anche se non condivido nulla. Vabbè, ma questo lo sapevamo che non, non, è, non era per, per eh, condividere il, il, il suo pensiero. Eh, vediamo un po' se c'è qualche cosa in chat che non ho letto, potrebbe essere eh, anche risposta a Peppe che ha scritto: eh? Eh, visto che, come sapete, padre Cain sta cercando di prendere la partner, spero mi sentiate, mm -hmm. eh, e per cui è ovvio che dobbiamo fare non solo io, ma anche, anche Nara, anche Conchi. Dobbiamo fare più attenzione alla chat, cose che magari prima potevano essere scritte ad esempio anche le bestemmie, magari cerchiamo di non farle, cioè, lo so che questo è, una, è un posto in cui siete abituati a sentirvi molto liberi, però soprattutto quando c'è l'ospite cerchiamo di essere un po' più cauti, quindi dobbiamo per forza essere un po' più severi, perché eh, dobbiamo aiutare il padre a prendere la partner, ok? E soprattutto, come al solito, non offendiamo gli ospiti, ma semmai parliamo delle idee. Ci sono state anche alcune offese all'ospite, anche se non era quella l'intenzione, ma l'italiano è, è italiano, ragazzi, quindi bisogna intervenire. Ah, avete sentito la regia? Avete sentito la moderazione? Eh, io ho bestemmiato nel cuore. Eh... <ride> no, <vai. ride> no, il problema è... Il pro ah, vieni a rifare il discorso e più vicino bastava per distruggerlo solo una domanda sul problema del male No, sì, però poi diventava troppo dark Guardi, cioè. vai, vai mi prova a parlare la vicina adesso, voi mi sentite? mi sentite? sentite la regia? no le bestemmie ragazzi le potete scrivere poi avete visto a volte io se voi le scrivete vi sto leggendo il commento non le leggo eh. Ma io le ho cancellate alcune bestemmie oggi eh Sinceramente perché non mi sembrava proprio... Vabbè, Io oggi detto, sì perché comunque è... c'era l'ospite. Io ho detto, vabbè lo, lo stringo perché non mi ricordo più le parole esatte che ho usato, sicuramente saranno state più intelligenti di quelle che userò adesso. Come sapete il padre sta cercando di prendere la partner, per questo soprattutto in alcune live in cui ci sono gli ospiti tenderemo ad essere più severi nei confronti della chat. Quindi oggi ho cancellato tantissimi commenti, non mi era mai successo. E dopo la cancellazione ci potrebbe anche essere il ban o la, so la sospensione per qualche secondo. Per cui siate anche voi comprensivi. La sospensione voi. più la che sospensione, il ban. La sospensione, sì, il ban, no. Però, insomma. Cerchiamo di essere un po' tutti, di aiutarci a vicenda, quindi aiutate pure noi moderatori, soprattutto me e soprattutto Lara, che diciamo siamo le più presenti a livello di moderazione chat. E, e quindi insomma ragazzi per favore un po' di, di educazione e rispetto quando scrivete in chat, anche se capisco che alcune volte andate proprio fuori di testa, però insomma... Aiutateci, allora l'emoticon per spiegare tutto questo è questa qua. Questa è l'emoticon giusta per spiegare è colpa di Conchi. Assolutamente è colpa di Conchi. E deve essere la sola live dove non viene mai cancellato un messaggio. Eh, io ho richiesto a Lara il time out perché devo, <ride> stavo gringiando Stavo gringiando tra... Il Masseo è il dio delle bestemmie Lui le ha sdoganate Ma semplicemente perché eh, Twitch eh, Si rifà al... Um a Twitch America, eh, in America non è vietato bestemmiare, perché non è che ci siano proprio le bestemmie in America eh, e quindi non c'è nessuna normativa che vieti le bestemmie qui su Twitch. Eh, allora figlioli, io direi che per oggi è tutto, abbiamo sudato abbastanza, abbiamo cringiato male, ci siamo distratti un po' da, dall'imminente terza guerra mondiale, andate a mettere da parte i tappi che saranno la prossima valuta, chi ha giocato a Fallout, eh, Fallout. sa di cosa sto parlando. <ride> Eh, niente, io vi ringrazio, vi ringrazio per la compagnia e vi ringrazio per il supporto, buonasera Mila e benvenuta, e benvenuta qui in parrocchia, dobbiamo trovare la falla e la sfruttiamo, esattamente. Allora, se non ve ne andate, andiamo a fare un piccolo ride prima di andare via, vediamo chi sta online a quest'ora, chi ci sta, chi ci sta, uh, andiamo un po', dashboard d'autore, uh, chi ci abbiamo? Ci abbiamo, io vedo Anna. Andiamo da Anna. Andiamo a fare un saluto ad Anna, ad Anna Manna. Ragazzi, grazie ancora. Ci vediamo domani. Eh? Non ve ne scordate domani perché andiamo avanti con la nostra ermenautica sbagliata. Perché torneremo a leggere la Bibbia. Domani sera alle 21 lib. Con due viaggi nel tempo, forse tre, forse tre, forse tre. Forse tre. Forse tre. Così, ma sento calla, forse tre. Vediamo, vediamo. Eh, sono d'accordo, su alcune cose non è stato perfettamente esaustivo, ma comunque apprezzo il suo intervento. Se non altro bisogna riconoscere il coraggio di essere venuto su questo canale a metterci la faccia. Se sottolineiamo tutti gli ospiti eh, di finire a non essere ben disposti al dibattito, che a mio parere è qualcosa che andrebbe evitato a tutti i costi, indipendentemente da che ragione, la morte del dibattito per me è sempre qualcosa da evitare. Eh, cosa mi sta, Cosa soffre i negativi? Voglio la nuca cola, la nuca cola. Eh, ragazzi, allora, eh, quanti siamo? Siamo 79-60. Sono pronti per il raid Io direi che adesso è una buona media. Eh, quindi andiamo, andiamo a fare un saluto ad Anna Manna. Io vi ringrazio a tutti, ragazzi. Domani alle 21 con l'ibLive. Mo, vado a defaticare. Che fatica. Ciao.